E qui comando io, e questa è casa mia. Ogni di voglio sapere, ogni di voglio sapere. E allora, buongiorno e ben ritornate alle Reghe e Tira. E qui comando io e questa è casa mia. Me la ricordate? Una Giuliana Cinquetti dannata. Perché l'abbiamo usata? Per parlare del messaggio forte e chiaro che Mario Draghi ha mandato ieri sera all'ora di cena. Dopo giorni in cui i leader facevano a gara chi voleva riaprire di più e riaprire prima, mentre sembrava che il coprifuoco fosse sul punto di essere abolito da un momento all'altro, il Presidente del Consiglio improvvisamente ha gelato tutti ed ha detto: avevamo detto di aspettare il 16 maggio per valutare la situazione? Ebbene, aspetteremo il 16 maggio per valutare la situazione. Insomma, datevi una calmata, che qui comando io. E qui comando io, e questa è casa mia. E così i partiti che si erano affannati a intestarsi un'accelerazione che oggettivamente non c'è più hanno dovuto battere ritirata, si sono concentrati sull'altra grande partita di queste ore, qual è? I candidati sindaci nei grandi comuni che andranno al voto dopo l'estate, ma qui è buio pesto. Perché? Perché PD e 5 Stelle, promessi alleati per il futuro, si dichiarano reciproco disprezzo in ogni città. E da Roma, e da Torino e da tutto il resto giurano che non voteranno mai l'alleato, nemmeno al ballottaggio. Poi sul fronte opposto però anche questi due signori qui, no, Salvini e Meloni, sono dentro un eterno derby e non si trova un candidato nemmeno chiamando la Croce Rossa. Purtroppo per loro, ma forse anche per noi, la destra come a sinistra, manca qualcuno che possa dire: e qui comando io e questa è casa mia. Sigla. E qui comando io e questa è casa mia. Ogni ti voglio sapere. My government will protect the health of the nation. Certo, per sconfiggere il virus serviranno ancora prudenza e responsabilità nei comportamenti. Non è finita, attenti! Non possiamo vanificare i sacrifici compiuti. Contiamo che questi giorni siano i giorni del ritorno alla vita. Non facciamoci fregare illudendoci che è finita. Non vorrei che si possa pensare che il virus è scomparso. La mascherina all'esterno, diciamo raggiunta la metà della popolazione con la minima dose di vaccino, potrà essere tolta. Questa roba che abbiamo in faccia ce la dobbiamo togliere. L'edizione del coprifuoco, portarlo magari a mezzanotte. Noi siamo per l'eliminazione del coprifuoco. Io credo che dobbiamo resistere un paio di settimane. I lavoratori lo aspettano. Ridare o dare dignità alle persone. Riaprire al più presto. Si deve riaprire e proviamo a non richiudere mai più. Fateci aprire. Con la PD vogliamo dialogare sempre e comunque. Hanno tolto ai romani la speranza di avere un futuro. A Roma la sinistra va divisa almeno in tre. Non possiamo permetterci slogan. Se il centrodestra fa lo sforzo finale possiamo vincere in tutta Italia. I romani e le romane si meritano di più. Allora, eccoci qua, parto subito da Vittorio Feltri, che vedo collegato con noi, salutando anche Teresa Bellanova, Dino Giarrusso, Claudio Velardi, grazie a tutti per essere con me. Vittorio, che avevi capito tu? Perché io avevo capito ieri pomeriggio che il coprifuoco aveva non le ore contate, ma addirittura i minuti contati, da un momento all'altro spariva e invece poi Draghi pare si sia addirittura arrabbiato, pare sia uscito dalla cabina di regia, hanno deciso senza di lui, hanno provato a fare un blitz e Draghi ha detto: col cavolo, lunedì me ne occupo io, vediamo. È così? Beh, io penso che Draghi sia praticamente il Conte 3, per cui è anche abbastanza coerente. Assistiamo a questa storia del coprifuoco come se fosse decisivo per la difesa dal Covid, mentre il coprifuoco serve solo per ripararsi dalle fiamme, perché se no non si chiamerebbe coprifuoco, mentre noi dobbiamo difenderci dal virus, non dal fuoco. E se anche si spostava alle 23 il coprifuoco non sarebbe successo assolutamente niente. Poi naturalmente Draghi fa quello che vuole lui, e qui comando io, comanda lui e noi tutti zitti come deficienti. Che cosa è Giarrusso? Tutti zitti come deficienti, ha detto Feltri, insomma. Tanto Draghi fa come gli pare poi alla fine. Anche Feltri con quella bocca può dire ciò che vuole, ma io credo che qualunque partito normale, qualunque persona normale che fa politica
non vede l'ora di riaprire. Su questo forse è una delle poche cose sulle quali siamo d'accordo. Non vediamo l'ora di riaprire, di ridare la possibilità a tutti di lavorare, a chi organizza matrimoni, a chi ha un ristorante, a chi ha una palestra, una piscina, il laboratorio dello spettacolo, i gestori di cinema e teatri, tutti vorremmo riaprire. Però tutti il pomeriggio si sono esposti dicendo che si poteva fare, poi all'improvviso non si può fare. Dobbiamo riaprire in sicurezza, dobbiamo riaprire in sicurezza, perché proprio per tutelare quelle categorie, e quindi tutti gli italiani, riaprire, correre dei rischi e poi avere una nuova ondata, come purtroppo è successo in estate, cosa che chiaramente dispiace. Alla fine dell'estate abbiamo visto le conseguenze gravi del fatto di aver allentato la presa nei confronti del virus. Ha significato, proprio per quelle categorie che ho elencato prima e anche altre, richiudere e riavere delle perdite. Posso fare una economiche. Domanda, però, Gianrusso? Sì, scusa, prego, dato prego. Che leggo oggi che c'è un'indagine di Confesercenti che dice che 2 ore in più valgono 2 miliardi al mese. Cioè, sì, ho letto. Dal punto di vista economico, letto, capiamo. Io ancora non ho capito, però forse sono io che sono distratta, se da un punto di vista epidemiologico queste ore che siamo è a casa... È molto semplice. È molto semplice. La Francia fino a pochi giorni fa lo faceva alle 19 addirittura il coprifuoco. Alle 19, noi siamo abituati a farlo alle 22. Perché serve quel coprifuoco? Non è che il virus di notte è più cattivo che di giorno, grazie al cielo nessuno ha pensato a una sciocchezza del genere. Di notte è più difficile controllare che le persone rispettino le distanze, perché come sapete spesso e volentieri capita, e purtroppo ci sono stati anche dei casi, non solo in Italia, dove dopo una certa ora magari si è bevuto, si è insieme, si fa più bisboccia, è più complicato anche per le forze dell'ordine e per gli operatori del commercio controllare. Io sono favorevole a un allungamento. Sì, sì, è molto più complicato. Peraltro noi abbiamo fatto dei sacrifici, Mirta. Ma tutti dove noi. Sei? Scusa, Dino, all'aeroporto? All'aeroporto di Bruxelles, perché devo partire purtroppo ho dovuto anticipare la partenza. Ma mi sono collegato lo stesso. Vabbè, io faccio pure il collegamento dall'aereo, se tu vuoi. Sono pronta a tutto ormai. Spero che non sia bisogno. Siamo abituati, chiudo, a sacrificare cose importanti della nostra vita, anche della nostra vita privata. Ma è chiaro che un conto è dire, non so, a un'azienda che vende alimenti, eccetera, non puoi aprire più. Peraltro la Merkel ci aveva provato e se la sono mangiata viva. Un conto è dire purtroppo la sera, dopo una certa ora, non si può uscire. Allora, fermati un momento. Perché... Ma io sono favorevole alla riapertura, sia chiaro. Sono favorevole alla ripartita in sicurezza. Penso che questi giorni Draghi se li sia presi per riaprire in sicurezza. Allora, devo sentire Teresa Bellanova, devo sentire anche Claudio Velardi, però Bellanova, perché volevo capire un po' cosa era successo ieri, perché veramente è stata una cosa strana. Siamo rimasti tutti un po' stupiti, perché davvero il clima generale era proprio della serie, è già successo. Le faccio rivedere il film della giornata e poi lei ha parlato pure con la sua collega Bonetti, capiamo anche bene cosa è successo in questa strana cabina di regia. Vediamo. Siamo per l'eliminazione del coprifuoco. I dati lo consentono, gli italiani lo meritano, i lavoratori lo aspettano. Quindi contiamo che questi giorni siano i giorni del ritorno alla vita, al lavoro, alla libertà. Ancora una volta Salvini preme per le riaperture, lo stop al coprifuoco. Oggi è tornato. Salvini deve parlare meno e lavorare di più. Ma questa volta non è solo la Lega. Tutte le forze del centrodestra al governo hanno depositato una mozione in Senato proprio per chiedere un allentamento delle restrizioni. Il centrodestra unito sta chiedendo di riaprire tutto ciò che si può fare in sicurezza. Prudenza va bene, ma quando la prudenza diventa irrazionalità del dover chiudere a tutti i costi, noi non capiamo e non ci stiamo. Ed è proprio la ministra di Forza Italia, Maria Stella Gelmini, durante una riunione a Palazzo Chigi per il decreto sostegni bis, a chiedere la convocazione urgente della cabina di regia per rivedere il calendario riaperture, appoggiata non solo dal leghista Giorgetti ma anche dalla renziana Elena Bonetti. Non è Salvini favorevole a allungare, spostare o eliminare il lockdown, lo siamo tutti e lo è anche il Presidente del Consiglio, in maniera consapevole e ovviamente valutando i dati che emergono dalla situazione sanitaria, che mi sembra però siano in deciso miglioramento, e quindi mi sembra che ci possiamo aspettare dei passi in avanti. Sulla linea del massimo rigore sembra restare solo il ministro Speranza e il suo partito, LeU, ma a frenare gli entusiasmi è Palazzo Chigi, che fa trapelare che la cabina di regia per analizzare i dati ed eventualmente allentare le misure non sarà convocata prima di lunedì. Più gente si vaccina, prima rimuoviamo i divieti e apriamo per non chiudere più. Ma iniziano ad esserci le prime persone che non si vaccinano. E questa è una preoccupazione che dobbiamo avere. Mi piacerebbe l'unità delle forze politiche su un appello alla vaccinazione di tutti gli italiani. Intanto
Intanto oggi i ministri Speranza e Gelmini incontrano le regioni che chiedono di rivedere i criteri per l'inserimento dei territori nelle diverse fasce di rischio, tenendo conto soprattutto dei ricoveri e delle vaccinazioni. Allora, Bellanova, buongiorno. Mi dica un po', anche perché Renzi si è molto esposto su questo coprifuoco, no? L'altro giorno ha detto che è folle, che andava tolto, ha detto non è un problema di ora in più, ora in meno, va eliminato tout court. Insomma, siete rimasti molto delusi dalla marcia indietro. Poi no, dal fatto che Draghi ha detto, insomma, non c'è dibattito, me ne occupo io da lunedì. Beh, sì, diciamo, non c'è dibattito relativamente, perché il dibattito ci deve essere sempre, e io sono certa che il presidente Draghi argomenterà perché una decisione piuttosto che un'altra, posto che comunque ha detto che lunedì affronta il tema. Il fatto che noi sosteniamo, io personalmente ho fatto una battaglia, come saprai, ne ho parlato più volte nella tua trasmissione, anche nel governo precedente, noi dobbiamo tenere conto di tutte le situazioni e dobbiamo lavorare per aprire in sicurezza. Questo era vero un anno fa e vero oggi. Quindi aprire e aprire in sicurezza. Aprire in sicurezza significa valutare bene i dati che ci dà la comunità scientifica e adottare quelle misure che devono essere comprese dai cittadini. Io personalmente penso, ora al di là se sarà le 23 o le 24 lo spostamento del coprifuoco, penso che ci sono delle questioni che vanno affrontate e vanno affrontate anche rapidamente. Va bene far aprire i ristoranti all'esterno, ma se sono stati adottati dei protocolli, esatto, validati dal Comitato Tecnico Scientifico, diventa incomprensibile non solo per i ristoratori, ma per tutte le persone che hanno una... Quindi no, mi sta dicendo una cosa molto interessante, Bellanova, mi sta dicendo che il compromesso potrebbe essere quello, non accapigliarci sull'ora in più o l'ora in meno, ma far riaprire i ristoranti che hanno fatto i loro investimenti. Io ne ho parlato con decine di ristoratori, abbiamo messo il plexiglass, abbiamo fatto i distanziamenti, abbiamo tutte le misure, perché se non ho i tavolini fuori devo morire? Quindi questa parte qui, perché lei pensa che sarà rapidamente affrontata, capisco bene? Beh, io auspico questo, perché c'è un problema per i ristoratori, c'è un problema di una relativa normalità per i cittadini, c'è un problema per tutta la filiera agroalimentare, perché si continua ad ignorare che tenere i ristoranti chiusi, una parte dei ristoranti chiusi, significa anche avere i prezzi, i pezzi più pregiati della filiera agroalimentare del Made in Italy, non nella disponibilità. Le è rimasto il cuore all'agricoltura, perché... lei. Non è l'infrastruttura, guardi, l'agricoltura. Di politica, diciamo, e non è che uno si appassiona alle questioni in base alle funzioni che svolge. Questo è un po' il difetto della politica in Italia. Perché uno, diciamo, diventa strategico quello di cui si sta occupando in quel momento. Ha ragione. Penso che i dirigenti politici in Italia dovrebbero se occuparsi delle questioni. Se vuole la mia, c'è pure un altro difetto, che le persone non vengono messe nei posti in base alla competenza, che è un'altra cosa che non ho mai capito bene. Pigliamo, spostiamo, sono buoni tutti a fare tutto in questo paese, e beati loro, perché io so fare una cosa sola nella vita e quello faccio. Caro Claudio Velardi, buongiorno, ben trovato, quanto tempo. Si studia per cercare di essere adeguati alle cose che si svolgono. Va bene. Claudio. Pensa a me che non so fare niente, non ne so fare manco una di cose. Tu? Te la sei cavato bene lo stesso nella vita, Claudietto. Hai trovato il tuo modo. Grazie. Vai, vai avanti. Senti, che cosa hai capito di tutta questa grande battaglia politica in cui alla fine poi nessuno tocca palla? Questo ho capito io, però. Sì, esattamente. Cioè, adesso Teresa Bellanova diceva delle cose molto ragionevoli. Cioè, non si tratta tanto di dividersi su un orario, quanto capire bene per chi, perché, in che condizioni può riaprire. Il punto di sostanza, direi, il punto di sostanza primo, lo hai detto tu con Gigliola Cinquetti, cioè che da una parte ci sono i partiti che giocano un torneo, diciamo, di Serie B, e dall'altra c'è Draghi che decide. Piace, non piace? A me personalmente va abbastanza bene, ma comunque è un'opinione mia. Detto questo, la sostanza che io vedo, come dire, tra la gente è un po' un'altra. Cioè, la gente si sente oramai affrancata, libera, e non aspetta altro che il momento di poter tornare a fare pienamente la vita che faceva prima.
i vaccini stanno andando avanti, il virus sta progressivamente cedendo, diciamo la verità. Allora è comprensibile che chi ci governa metta un po' di prudenza a questa ansia che è... Ecco, quindi tu mi stai dicendo... Il vero problema di Draghi non è tanto il, come dire, quello che fanno i partiti, la politica, ma il fatto che c'è l'Italia intera che sente che è arrivato il momento di fregarsene un po'. Questo è il punto. E lui dice va bene così, però un attimo di calma, come un buon padre di famiglia, diciamo. No, facciamo tutto nella maniera dovuta. Ma infatti, quello che non serve è la polemica. Dovete sapere, cari maschi, lo dico pure a Feltri, che quando sei ragazzina e ti dico che devi tornare a casa a una certa ora, tu non capisci mai bene qual è la differenza. No? Cioè, ma perché devo tornare a casa sempre a mezzanotte e le mie amiche tornano a luna? È un po' la stessa cosa, cioè cominci a chiederti qual è la ratio, e però quella regola rimane, perché è una regola che serve in qualche modo ad educare, può essere questa forse una chiave. Detto questo, Feltri, io sono altro, se, che cosa vuole dire la bella Nova? Sì, no, voglio dire che piuttosto che aprire una polemica tra le forze politiche, e il governo, in questo momento mi pare importante fare un appello alla responsabilità di tutti i cittadini, perché non è secondario, oltre alle misure che si possono imporre, oltre al coprifuoco, c'è un elemento, non c'è dubbio che tutti noi abbiamo visto in queste settimane comportamenti dannosi per il contrasto alla diffusione del Covid, e su questo tutte le forze politiche come devono assumere, diciamo che la meravigliosa tifoseria calcistica ha fatto un po' di casino negli ultimi però dobbiamo saperlo che evitare. Da quei comportamenti poi dipende anche il tuo posto di lavoro, caro. Allora devo arrivare a Feltri, però ieri sera Letta ha detto una cosa qui sulla 7, facciamoglielo sentire. Dalla Berlinguer, perdono, non so, io voglio solo la 7, che vi devo dire? Berlinguer. Il 17 maggio la cabina di regia stabilirà sulla base dei dati quali sono diciamo, i tempi dell'innalzamento del coprifuoco. Per essere ancora più concreto e semplice, se avessimo dato retta a Salvini nelle settimane scorse, oggi probabilmente saremmo in una situazione di rischio molto maggiore. Oggi potremo togliere il coprifuoco perché si sono rispettate le regole nelle settimane scorse. Allora, caro Vittorio, in tutto questo ti sei accorto che c'è parecchia, come dire, maretta sia di qua che di là, perché mi pare che queste amministrative stanno mettendo in luce tutte le debolezze, sicuramente nell'alleanza PD 5 Stelle, non c'è proprio dubbio, ma anche forse del centrodestra, no? Meloni e Salvini che non trovano i candidati. L'unico che c'è candidato a Milano sei tu, che c'hai Albertini, ma quello non si vuole candidare. Mi sembra l'unico che ha le idee chiare è Vittorio Feltri. No, io sono stato il primo a proporre Albertini come sindaco, perché lo abbiamo già sperimentato negli anni scorsi e si è comportato in modo eccellente. Quindi, siccome non esistono altri candidati in grado di vincere le elezioni a Milano, perché non ci sono, ecco che era giustissimo ricorrere ad Albertini, un nome sul quale bisognava far convergere le opinioni di tutti e tre i partiti del cosiddetto centrodestra. Per quanto riguarda l'appello alla responsabilità da parte dei cittadini, io credo che la vera responsabilità sia del governo, che non è stato ancora capace di fare i vaccini a tutto spiano. Siamo qui ad applaudire perché abbiamo fatto qualche milione di dosi, ma in realtà fin tanto che non saremo tutti vaccinati il problema resterà, il Covid ci sarà, mettiamocelo in testa, il coprifuoco non serve assolutamente a evitare i contagi, bisogna fare i vaccini. E giustamente Boccia è preoccupato perché molta gente non vuole fare il vaccino, molta si fa per dire, io credo che non debba essere questo un problema, perché chi non si vaccina, qualora sia male, deve pagarsi di tasca le spese sanitarie. Tu vedi che introducendo
inserito questa norma, tutti quanti vanno a fare il vaccino e così la smettiamo con questa storia del Covid, che andrà avanti finché i vaccini non saremo capaci di comprarli e di iniettarli alla popolazione. Sì, c'è anche un po' di confusione, poi ci arriviamo, perché pure questa storia di Pfizer a me mi è ulteriormente confusa, no? Va bene ogni 42, la seconda dose a 42 giorni, adesso no, dice Pfizer, a 21 giorni. Però un momento, perché abbiamo fatto un piccolo giochetto sulle amministrative noi, perché vi ricordate quel gioco di carte, il Ciapanò? Ecco, sembra un po' quello, fare il sindaco nelle città a sto giro, guardate. C'è un sacco di gente che mi vorrebbe sindaco di Roma, tendenzialmente tutti quelli che mi si vorrebbero togliere la tesca. È un gioco a sottrarsi, quello delle amministrative, il classico cerino che nessuno vuole tenere in mano. Vale per il centro-sinistra, con i nodi Zingaretti a Roma e Di Fico a Napoli, ma anche per il centro-destra. Chiederemo a tutti un gesto di amore per queste città, un passo indietro come partiti. Per ora l'unico passo indietro è dei candidati. A Milano Salvini era partito in tromba con l'investitura ufficiale dell'ex sindaco Gabriele Albertini. Mi auguro che Albertini accetti, sarebbe una buona notizia per i milanesi. Buona notizia, ma non per tutti, Fratelli d'Italia in primis, che sulle candidature intende trattare. Nessuno di noi ha messo mai veti su nessuno. Salvini deve guardarsi allo specchio, farsi delle domande e darsi delle risposte. Se sul candidato sindaco di Milano rimane lo stallo, non va meglio per la capitale, dove il nome dell'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso non scalda i cuori. Faccio parte di una squadra e serve il consenso di tutta la squadra. Non nascondo che io sarei già in piazza a sostegno di Guido a Roma e di Gabriele a Milano da ieri. Il braccio di ferro è soprattutto fra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, in cerca di un'alleanza elettorale anche se su fronti opposti in Parlamento. Di un governo troppo spostato a sinistra, ostaggio della sinistra, e quindi penso che insomma su questo tutti quanti dovrebbero interrogarsi. Toc toc, dov'è Matteo Salvini? Eccolo, nella veste di costruttore del fronte di un centrodestra diviso da veti e tensioni, in attesa di un confronto a tre, aperto anche a Forza Italia. La settimana prossima ci sarà una riunione con Salvini e Meloni per cominciare a individuare i candidati nelle grandi città. Una partita delicata, ma buttando un occhio nel campo avverso, quello del centrosinistra, le speranze di vittoria non mancano. A Roma la sinistra va divisa almeno in tre. Se il centrodestra fa lo sforzo finale, noi siamo uniti in tutta Italia e possiamo vincere in tutta Italia. Allora, che dici Claudio? Che sta succedendo nel centrodestra? Ma insomma, anche 5 Stelle e PD mi interessa, perché per esempio Renzi ha un'idea molto precisa, poi ci arriviamo con la Bellanova, dice che diciamo che Roma è la prova provata che questa alleanza non va da nessuna parte. Comunque, Claudio Velardi, che è un grande osservatore, ricordiamo, della politica, ha detto che non sa fare niente, sa analizzare la politica, onestamente posso garantire. Io penso questo in maniera generale, al di là delle coalizioni. Il problema è che impegnarsi a fare il sindaco in una grande città, avendo generalmente delle macchine comunali non funzionanti, dei bilanci molto spesso disastrati, sapendo che il giorno dopo che tu arrivi a diventare sindaco ti becchi un avviso di garanzia per omissione d'atti d'ufficio, ma chi è che si mette in un'avventura del genere? Ci si mette solamente se sei un professionista della politica con grandi esperienze già avute. Faccio il caso di Bassolino a Napoli, dello stesso Albertini a Milano. Se ti devi ricandidare, ed è il caso di Sala o della Raggi per motivi abbastanza oggettivi, altrimenti è chiaro che i leader... Scusa, però ce l'aveva una grande più grande esperienza politica di Zingaretti, ragazzi. Ha fatto il segretario del PD, ha fatto il presidente di regione. Era l'identikit. Ma è infinitamente più comodo governare una regione che non un comune. Nelle regioni i soldi ci sono. Zingaretti, peraltro, sta anche facendo bene, onestamente. Io sono molto critico con lui sulla stagione, diciamo, da segretario del PD, ma da presidente della regione fa bene. Generalmente i presidenti delle regioni... Ma è vero che hanno preso uno schiaffone da Conte, scusa, sulla strada della Raggi, il PD? Beh, decisamente, il PD sta totalmente al rimorchio dei 5 Stelle e di un leader annunciato che è Conte, che però non si vede, non si manifesta, è un
è una specie, diciamo, al momento di grande incognita. No? Grande incognita. Perché c'è, ma non c'è. Devo arrivare da Gasparri, che vedo che si è collegato con noi, mi deve spiegare che succede nel centrodestra. Però prima passo un attimo da Giarrusso. Giarrusso, siete un partito pieno di problemi, onestamente, mo lo dico con sincerità. E Rousseau, le tragedie, la piattaforma, Conte che non riesce a diventare capo ufficialmente. E però tenete scacco il PD. Guardi che è una bella capacità. Ah, il movimento certamente vive questa difficoltà interna legata ai rapporti con Rousseau, che spero che venga risolta prestissimo, tutti lo speriamo, però siamo molto compatti su tantissime altre cose, nel senso che tutti vogliamo Conte come guida, tutti i portavoce. Vabbè, anche perché la maggior parte di quelli che non lo volevano sono già usciti, diciamo che c'è stata già una bella diaspora. Beh, ma insomma su Conte non lo volevano in pochi, molti di quelli che sono usciti per altre ragioni, o per opportunismo, per la speranza di fare tornano mandato, quindi perché non restituivano. No, che vuol dire tornano? Cioè, credo Di Battista, Lezzi, Morra, quelli della scissione. Qualcuno di questi, però non facciamo confusione, qualcuno è uscito di sua spontanea volontà, qualcuno è stato espulso perché non aveva rispettato alcune regole, qualcuno ha fatto ricorso. Io non voglio entrare in queste cose. No, ha ragione, io vorrei non che entriamo. Ci sbrigassi, no, perché stiamo parlando di sindaci, di cose importanti, capisci? Io vorrei che ci sbrigassimo a risolvere il problema interno che c'è, perché se no avremmo già fatto, e che Conte diventasse in maniera però, come dire, ligia e legale al 100% leader del movimento, perché è quello che tutti vogliamo, sia gli attivisti che allora fatemi sentire, poi arrivo anche da lei, bella nova, stia tranquilla. Scusami, Mirta, nel momento in cui noi abbiamo una sindaca a Roma che, a differenza dei precedenti sindaci, ha un bilancio che è inattivo, ha ridotto il debito, primo caso nella storia negli ultimi 30 anni, che ha eliminato delle cose molto brutte che ci sono state, ricordo che la giunta Marino, però mi perdonami Giarrusso, tra di noi dobbiamo dirci le verità, no? Al di là di quelle dei risultati della Raggi, sì, che ognuno valuta come vuole e va benissimo che tu le elenchi, diciamo che Zingaretti, però scusami, Zingaretti, che ieri è venuto da me, che quello che ha detto che Conte era il faro dei progressisti, è lo stesso che ieri da me ha ribadito che Raggi a Roma è stata una catastrofe. Tu capisci che noi facciamo un po' di fatica a capire dove siamo, però sarà ma un guarda mio. Io con molta sincerità, io penso che il Partito Democratico di Roma ha forse dimenticato che nell'ultima giunta da loro sostenuta, quella di Marino, c'è stato un assessore arrestato e condannato in forma definitiva, Ozimo, il presidente del cosiddetto mini municipio di Ostia, più di 200.000 abitanti, Tassone, condannato in forma definitiva, tantissimi esponenti del Partito Democratico coinvolti in quella che quindi si il disastro del precedente, dice no, lei è, no, ma se quello è un modello di amministrazione, direi che ci sbagliamo, e io ho ottimi rapporti con molte esponenti del PD, però non possiamo dire che a Roma c'è stata allora perdonatemi una che poi Gasparri deve rientrare, mi occupo un istante di Gasparri e poi arrivo dalla Bellanova. Salve Gasparri, si collega sempre da posti bellissimi lei, Gasparri. Buongiorno Merlino, buongiorno. Buongiorno. E qui il nostro ufficio a Santivo alla Sapienza, ci sono degli uffici del Senato. Poteva andare questa peggio Gasparri. Importante del Rinascimento romano. Vabbè, che dobbiamo, non è mica casa mia, è un luogo di lavoro. Sto scherzando. Allora, ho due domande importanti. La prima, se mi risponde a queste due domande, guardi che proprio oggi abbiamo fatto bingo. La prima è, a Roma, chi è il candidato del centrodestra? Non lo sappiamo, un candidato di serie A, o civico o politico. Non si possono fare sperimentazioni. L'esperienza della Raggi lo dimostra, serve una persona conosciuta e rodata. Noi abbiamo insistito Maurizio e ancora Gasparri, abbiamo una per esempio speranza su Bertolaso, se no io tutte le volte sono in questa lista, come dire, di azzurrabili, perché per mandati, per onestà comprovata, però non ho ambizioni e particolari interessi personali, è normale che sia in un elenco di persone candidabili, come lei è una conduttrice sperimentata e quindi tutti quanti si affidano a lei, però non c'è un interesse mio personale, se la coalizione non ci si candida, se la coalizione ha bisogno ci siamo anche io e altre persone, però io penso che ci sia ancora uno spazio se la coalizione è coesa. Ma Bertolaso non vuole proprio quella proposta o che può adesso ripensarci sembra... Ma io credo che se allora se una coalizione unita e coesa propone a una persona una candidatura, una persona la può valutare. Se una coalizione appare ecco, ancora bravo, un po' bravo, questa è una bella osservazione. Ipotesi, perché uno non che siete uniti e coesi, ha ragione, cioè, lei, sono Bertolaso d'accordo. Sta facendo
No, sulla proposta, perché qualcuno ha fatto obiezioni. Vale anche per Albertini, che oggi ha fatto un'intervista in cui un po' ci ripensa. Quindi il problema è che i quello partiti è Feltri, del però quello è merito di Feltri, che ormai lo chiama tutti i giorni, sta parlando della moral suasion. Feltri, noi abbiamo Mirta, un vantaggio strategico e un problema tattico. Qual è il vantaggio strategico? Che i nostri avversari sono divisi in tre, perché comunque Calenda è stato eletto col PD al Parlamento Europeo e appartiene alla sinistra, il ministro, ex ministro dell'economia Gualtieri è il candidato del PD, la Raggi è candidato dei 5 Stelle, il sindaco uscente, quindi quello schieramento che dovrebbe essere unito a tre candidati che si azzufferanno in campagna elettorale. Lei ha appena sentito, quello dice, quello l'hanno condannato. Ma dovrebbe essere arrestato. Facile per voi, noi, Gasparri? Quindi, di fronte a questo, no, non dico che è facile, dico che noi abbiamo un vantaggio strategico, la divisione del campo altrui. Lo svantaggio tattico è che non abbiamo ancora trovato la soluzione, ma abbiamo, giocando dopo gli altri, il dovere di avere un solo candidato di tutti e un candidato forte. Se non è Bertolaso, il tavolo faccia un elenco di politici o allora, di civici. Sta prendendo appunti, Velardi, e questo è veramente un piccolo capolavoro della politica, Gasparri, nel senso che lei mi sta dicendo che nonostante potreste essere in vantaggio, non siete capaci di mettervi d'accordo. Però vabbè, l'ha messo sullo strategico e sul tattico, io ci sto. Però, no, non mi faccia dire questo. Dico che semplicemente abbiamo un vantaggio tattico. Vediamo questo dividersi dell'altro fronte. Di fronte a questa divisione abbiamo un dovere ancora maggiore. Benissimo. Un solo candidato o candidata. Chiaro, di tutti insieme. Sì. Noi abbiamo fatto una proposta. Bertolaso, siamo uniti, è ancora percorribile. Senti, altrimenti dobbiamo, Claudio, trovare la convergenza. Facciamo fare una domanda a Claudio, perché poi dopo io le devo fare una domanda io su quanto ho incavolato con Draghi, ma ci arriviamo fra un secondo. Velardi. Io ho un'osservazione tecnica, un'osservazione strettamente tecnica che faccio a Maurizio, che saluto. Attenzione, perché il fatto che il centrosinistra, la sinistra abbia più candidati non è necessariamente da considerare uno svantaggio, perché naturalmente il candidato del centrodestra, anche se sarà uno, può fare il pieno al primo turno e poi non trovarsi, diciamo, vincitore al secondo. Questo è il rischio che dal punto di vista tecnico in una competizione amministrativa comunale si corre. Ma è solo un'osservazione. È vero, i due turni sono un tema. Velardi ha ragione. Velardi ha ragione, però poi al secondo turno si parte tutti da zero. Dopodiché molto conta il confronto one to one. Se noi abbiamo un candidato, si fermi un attimo, Gasparri, perché le chiedo di restare un attimo in quel magnifico cortile. Mi passo dalla Bellanova, perché so che deve andare via a breve, che è una riunione istituzionale, quindi la voglio sentire, però, perché Bellanova ha fatto una descrizione, Gasparri, del campo avverso molto realistica, no? 5 Stelle vanno da soli, PD va da solo e Calenda si fa i fatti suoi, è venuto a me due giorni fa, ha detto io continuo ad andare avanti. E diciamo che Italia Viva in tutto ciò, secondo me, con tutto il rispetto, lei lo sa, ministra, la chiamo sempre ministra, viceministra, però non è che ha contribuito a calmare le acque, no? Perché a Bologna se ne è uscita con la Conti, che ha creato un pandemonio, a Roma continua a dire che la Raggi è il male assoluto, cioè insomma, diciamo che voi avete sempre una posizione che divide e che non unisce in questo campo del centrosinistra, ma ci state ancora nel campo del centrosinistra voi? Qualcuno vuole dire che Isabella Conti non è una candidata pienamente dentro il centrosinistra. Basta vedere quello che sta accadendo. Io credo che è una candidatura, diciamo, davvero di eccellenza. Una piccola premessa che vorrei fare è questa. La politica è debole. In questa fase, nel nostro paese, la politica è molto debole. E il segnale che arriva dalla scelta delle candidature per le amministrative è un segnale che io considero pessimo. Ci sono, non ci sono, mi conviene, non mi conviene. Lo considero pessimo perché il primo punto di incontro della politica, delle istituzioni, dei cittadini è il comune. Ed è da lì che io penso che una politica debole ha il dovere di selezionare una nuova classe dirigente. C'è bisogno di nuove leadership in questo paese e possono venire da lì, da dove c'è il consenso diretto delle persone. E quindi, come dire, io mi concentrerei un po' di più su questo aspetto.
Per quanto riguarda Italia Viva, noi l'abbiamo detto con molta chiarezza, ora vogliamo discutere di noi, discutiamo di come in questa fase si può dire che Italia Viva aveva ragione quando ha detto al Partito Democratico: guardate che la scelta di considerare strategica l'alleanza con il Movimento 5 Stelle è una scelta sbagliata. A Roma Zingaretti lo ha affossato Conte. Conte è un leader che non esercita una leadership. Conte è leader di chi? Del Partito Democratico? Perché del Movimento 5 Stelle non mi pare, siamo alle carte bollate. Perché poi vuole dire, no, un po' di equivoco c'è onestamente, nel senso che io ricordo due cose. Voglio ricordare a chi ci ascolta, giusto per dare un po' di, come dire, di cronaca su quello che diceva Bellanova, che Conte, il signore che appunto Zingaretti aveva detto è un punto di riferimento per i riformisti e quindi aveva indicato, e poi quando ci fu il momento, diciamo, in cui stava cascando il Conte 2 e che Renzi aveva fatto tutta la sua partita temeraria come sempre, cara Bellanova, che successe? Che io ricordo dimessa. Quando lei si è dimessa, esattamente, lei si è dimessa, sono d'accordo, si è dimessa. Ho lasciato il mio incarico di ministro perché Conte non era all'altezza del compito che svolgeva. Ecco, ma cosa accadde allora, che forse è bene ricordarlo, Bellanova, accadde che alcuni leader del PD, in primis Goffredo Bettini, dissero: se si va alle elezioni, si va alle elezioni con Conte Premier. Quindi diciamo che il PD aveva molto, ha dato molto peso alla figura di Conte. Quindi il fatto che Conte, come dice la Bellanova, secondo tutte le cronache, per andare un po' alla ciccia dei problemi, che ha detto Conte: guardate che se voi mettete Zingaretti a Roma, io faccio dimettere due assessori dalla giunta regionale e casca la giunta regionale. E di fronte a quei, perché bisogna essere ogni tanto sinceri, specie con voi a casa, di fronte a questa ipotesi per cui Zingaretti avrebbe mollato una regione nel disastro, ha detto: non vado via. Questo è stato il vero tema. Ho capito bene, no? Mi pare che questa sia un po' la ricostruzione dei fatti. Sì, arrivo da Giarrusso, anche da Feltri, voglio dire una cosa. Perché, scusate, allora, Conte è il leader. L'altro ieri ha pure mandato una lettera dove si dice, al Corriere della Sera, dicendo: le 5 stelle per l'Europa. Conte è il leader riconosciuto del movimento, lo sarà anche da un punto di vista formale, quando supereremo un problema che esiste, l'ho già detto. Conte ha sempre lavorato nell'ottica di un partito, sì, del quale non sa chi sempre lavorato. Iscritti. La prego. Del quale? No, però sono stato non sa chi sono gli iscritti. È il leader. Esisterebbe anche la democrazia dei partiti in questo paese. Vabbè, allora Conte è il leader di un partito che non lo riconosce. Del quale non è Conte iscritto, è il leader che ha il quale massimo, non può esercitare una se funzione. Posso parlare, io sono una persona, un cavaliere. Non sì, facciamo rispondere Giarrusso, poi è arrivato pure Fiano, devo tornare da Gasparri, siamo tanti. Con me, no? Giarrusso. Allora, Conte è il leader che nei sondaggi in questo paese prende numeri eccellenti, si è cercato di fargli del male, questo è vero. Mettendo Draghi al posto suo e Conte continua ad avere un gradimento nettamente superiore a Draghi. Renzi, il leader di Italia Viva, è l'ultimo, quello che tutti gli italiani preferiscono meno. Nei sondaggi è un partitino che ha l'1,5%. Avete citato Calenda. Calenda è il candidato di se stesso. Calenda in Puglia ha detto che avrebbe appoggiato Fitto. Calenda è la Calenda è purtroppo anche Italia Viva in alcuni casi. Hanno candidato, per esempio, Scalfarotto in Puglia sperando di far perdere Emiliano. Quindi quando Gasparri giustamente dice il centro-sinistra è diviso, io mi chiedo se ci sono delle persone che ancora appartengono al centro-sinistra, se parliamo di Calenda. Allora, questa è una domanda... È una domanda però, legittima, però scusami, quello è il problema che ha posto la Bellanova. Non era la qualità. Scusi, Bellanova, no, però così è un dibattito fra sordi. Ragazzi, un po' di ordine. Scusami, Mirta. Allora, scusa, Mirino, così è un dibattito fra sordi. Perché tu hai spiegato che personaggio importante è Conte, cosa che noi sappiamo. Scusami, Dino. Qualunque partito politico che ha una sindaca della capitale d'Italia che è amata non può non ricandidarla, punto. E noi ricandidiamo Virginia Raggi e Conte è perfettamente d'accordo con la ricandidatura di Virginia Raggi, punto. Allora, devo arrivare okay. Anche a Fiano, devo tornare a Gasparri. Vittorio, le idee più chiare dopo questo dibattito su quello che sta accadendo tra PD e 5 Stelle? No, no.
Non c'è un esponente del non PD. Non ho capito qui, assolutamente nulla, perché la percezione che ho avuto io è quella di un gran casino, anche perché arrivava l'audio in un modo pazzesco. Quindi veramente negli ultimi 10 minuti non me ne sono andato solo per cortesia nei tuoi confronti. Questo mi riempie di gioia, caro Vittorio. Rimani lì perché vedrai che l'audio migliorerà, faremo del nostro meglio. Allora, Fiano, poi arrivo anche da lei, perché la questione che abbiamo posto è che voi oggettivamente siete stati messi un po' in difficoltà da questa mossa di Conte, no? Diciamoci la verità, nel senso che non vi aspettavate che l'uomo con cui state costruendo la grande alleanza del futuro facesse poi, insomma, prendesse una posizione su Roma che vi ha così messo in difficoltà rispetto anche a Nicola Zingaretti, ex segretario nonché candidato in pectore al comune. Però perdonatemi, do un'ultima domanda per Gasparri. Sì, sì, ma quello lo so. Scusi, Gasparri, prima che lei vada via, mi dica una cosa, è molto arrabbiato, incavolato non si dice, per quello che è successo ieri sera, perché eravate partiti tutti in quarta, che il coprifuoco era finito, la Gelmini era tutta contenta, dichiarazioni che filtrano, poi arriva Draghi e dice no, non avete capito niente, qua comando io. Non è stato un bello spettacolo? Non siamo arrabbiati, c'è un problema di sintonia tra i dati medici, i dati scientifici e la volontà di riapertura. Io adesso per esempio andrò in Piazza del Popolo, dove i centri commerciali si chiedono perché il fine settimana noi stiamo chiusi e Ikea, per fare un nome che è grande come un centro commerciale, c'ha l'assembramento, è aperto. Quindi Draghi ha soltanto detto che bisogna aprire, spostare gli orari, vuole fare la riunione lunedì, e si farà lunedì intanto con le regioni, la Gelmini si sentirà in queste ore. Io mi auguro che il paese vada verso riaperture, allungamento degli orari, faccia un'offerta turistica da qui alla prospettiva estiva. Quindi lei dice proviamo a razionalizzare le cose. Come fa la Grecia, la Spagna, sugli orari. Insomma, insistiamo su queste cose, non litighiamo, cerchiamo di ridare respiro al paese. Per quanto riguarda Roma, comunque, fa bene la Raggi a presentarsi, perché la gente giudicherà questi 5 anni. Non dico come li giudicherà, lo vedrete il giorno delle elezioni. Ah, come bene, questa è la predizione. Nostradamus. Senta, ma c'è la Ciriello con lei, la mia inviata. Intanto lei c'ha la registrazione. C'è la Ciriello vicino a lei? C'è la sua inviata, certo. Ecco, ma perché non se la porta con lei a manifestazione? Per stare a distanza. Vai con Gasparri, vai a Piazza del Popolo, Ludovica. Cioè, commerciali a Piazza del Popolo. Andate, tutti e due. Fate una bella passeggiata con Gasparri. Va bene, arrivederci, grazie. Va bene. A dopo. Allora, Bellanova, posso riequilibrare un istante solo a Fiano quello che ha detto lei? Così Fiano risponde lui. Cioè, Bellanova ha detto, è palese dopo questo caos su Roma il fatto che l'alleanza strategica con i 5 Stelle è un errore pazzesco per il PD. Cioè, la trasmissione è Fiano risponde, praticamente. Cosa? No, dico, la trasmissione è Fiano risponde. Esatto, bravo. Lì, vediamo, pure le telefonate mi faccio arrivare ora per Fiano. Facciamo una bella mattinata, microfoni aperti. Io penso che sarebbe stupido non considerare l'episodio di Roma come un episodio poco importante, e sarebbe altresì ingiustificato considerare che l'episodio di Roma rappresenti tutta la qualità delle relazioni tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Sia nel caso delle elezioni municipali, come nel caso delle elezioni politiche che si basino su collegi uninominali, come è attualmente la legge, perlomeno per 2/3, è indubbio, è matematico, è logico, è razionale che si stipulino delle alleanze politiche. Io non le chiamerei strutturali, sono alleanze politiche perché nei collegi uninominali, se la legge dovesse rimanere questa, nelle elezioni per i sindaci, a legge vigente, e ovviamente la massa fa vincere, perché tu devi avere un voto più degli avversari. Scusi, ma mi dica una cosa, Fiano, che è una cosa che non ho capito bene io, perché non riuscito a dirla con grande chiarezza, né lei né Giarrusso, ma io ieri ho parlato con Zingaretti, l'altro giorno ho parlato con vari esponenti dei 5 Stelle, compreso Di Maio. Cioè, al secondo turno, se la Raggi è avanti rispetto a Gualtieri, voi non ve lo augurate ovviamente, votate la Raggi, viceversa, al secondo turno, se Gualtieri è avanti rispetto alla Raggi, votate Gualtieri, perché questo poi è il vero grande tema, no? Come vi muovete? Allora, pubblicità, poi mi rispondete. Vittorio, rimani un secondo, perché ti voglio portare in Spagna, farti vedere come si vive in Spagna. Bellanova, lei deve andare, io la lascio andare, ci vediamo presto. Pubblicità. No,
Mambo Italiano. Mambo Italiano. Allora, siamo rimasti su un domandone molto importante con Fiano e Giarrusso, però nel frattempo vi voglio presentare Lorenzo Battistello, che fa lo chef a Barcellona, è italiano, come buongiorno. Ben capite, peraltro è stato anche uno dei concorrenti del Grande Fratello in altre epoche storiche in cui stava con Rocco Casalino nella casa. Ci arriviamo fra un secondo, perché a Barcellona ha aperto un ristorante. Questa che strada è, dove sei tu, Lorenzo? Questa è Calle Mayor de Sarriá, nella zona del quartiere de Sarriá, che è uno dei quartieri residenziali della città, dove soprattutto ci sono molti manager, perché è ricca di scuole e collegi, quindi molti sei manager. Sei tutto pieno stasera? Ma diciamo che da quando io questa attività l'ho aperta, perché ho puntato sull'asporto, molto sull'asporto, l'ho aperta durante la pandemia. Quindi da quando hanno riaperto tutti abbiamo notato un piccolo caso fisiologico, normale. Cioè, tu sei uno che ha vissuto meglio con l'asporto. Sì, sì, sì. Ma è meraviglioso, ma sei un panda. La prima volta che la sento in vita mia questa, va bene. Arrivo fra un secondo, perché prima devo sentire, anche perché penso che Giarrusso arriva un po' dalla piena aereo. Quindi la domanda che ho fatto a Giarrusso e a Fiano è la seguente. Se arriverà al secondo turno, e questa cosa anche Velardi l'ha fatta notare, no? Le comunali hanno una particolarità. Mi ha detto addirittura ieri Michele Emiliano, lo dico a tutti e due, il primo turno per noi lo possiamo quasi considerare come delle primarie di coalizione, no? Quindi vediamo chi va meglio tra la Raggi e Gualtieri, e poi se va meglio Gualtieri confluiscono i 5 Stelle, in caso contrario confluisce il PD sulla Raggi. Questa roba siete pronti a farla? Ma la risposta è abbastanza semplice, non ci sarà questa evenienza, al secondo turno va Roberto Gualtieri. Ah, proprio lei c'ha la palla di vetro. Emanuele Fiano è molto bravo ad aggirare le domande. Esatto. Io sono sicuro, ma è anche simpatico, e ha detto delle cose che condivido quando ha parlato di alleanze strategiche e non strutturali. Condivido, la nostra col PD non deve essere secondo me un'alleanza strutturale, ma deve essere volta per volta, caso per caso, valutata, valutando insieme i candidati e i programmi. Parlo anche delle regioni, perché adesso stiamo parlando di comuni, ma io vorrei che molte più regioni fossero tolte al centro-destra. Tu fai giornalista, non fare sicuro... peggio di Fiano, arriva la domanda. No, però è importante, io sono sicuro che vince la Raggi, arriverà al ballottaggio e sarà di nuovo sindaco di Roma, e mi auguro che al ballottaggio le persone del centro-sinistra la vogliano poi. Ma se dovesse andare Gualtieri contro un candidato del centro-destra, attenzione, perché se arrivano Raggi e Gualtieri, comprendo perfettamente che il PD scelga Gualtieri e noi sceglieremo la Raggi. La vedo complicata, perché avete detto per una vita che eravate affini, mo la gente è difficile che proprio il centro-destra non ha neanche un candidato adesso. Inoltre ci sono delle altre città dove se ci si trova un candidato comune si può fare una battaglia comune, se no si farà lo stesso. Non lo so se sarà il candidato Fico a Napoli. So che il presidente Conte ci sta lavorando insieme al segretario Letta, e Lorenzo Battistello è molto vicino allo stadio dove Paolo Rossi fece una tripletta al Brasile regalandoci un grande sogno. Che meraviglia! È molto vicino, in quello stadio che non esiste più, purtroppo. Vedo le foto di Paolo, ma che bello! Hai visto? È vero, non l'avevo notata. Sarriá, appena lui ha detto Sarriá, mi si è aperto, scusatemi se per un attimo, mi si è aperto un ricordo felice. Ah, il quartiere dello stadio, hai capito? Va bene, sì. Chiederò informazioni allora. Che volevi comunque dire? Io credo davvero che con responsabilità si possa trovare accordi dove si può. È chiaro che quando c'è un sindaco uscente lo appoggi, ma sono sicuro che sarebbe lo stesso a partire da... Allora, fammi un tweet, scusami Velardi, dopo che hai sentito questo confronto Fiano-Giarrusso. Allora, tweet post confronto. Emanuele Fiano ha messo le cose nella maniera più giusta, cioè le alleanze sono obbligate dalle leggi esistenti. Detto questo, però, al secondo turno il PD e i 5 Stelle, poniamo a Roma, non possono andare avendo detto al primo che il PD, da parte dei 5 Stelle, che il PD è mafia capitale e il PD che la Raggi è il male assoluto.
perché non si possono prendere per il culo gli elettori. Ah, scusate, ecco, il tweet poco, sì, un bel insomma, tweet, sì, edificante. Cioè, se tu agli elettori dici che il partito che vi proponi di votare al secondo turno è il peggio del peggio, la cosa non funziona. Allora, Velardi, fa notare, essendo napoletano come me, che canisciuno è fesso, scusi, questa è un po' la sintesi, canisciuno è fesso, fermatevi, ho la pubblicità adesso. Al ballottaggio funziona così, al ballottaggio si vota sempre il meno peggio quando non hai il tuo candidato, pubblicità, sempre, caro Velardi, è una regola. Torniamo subito, rimanete con noi, Lorenzo, rimani con me. Mondo italiano. Mondo italiano. Allora, eccoci qua con le ultime notizie. Adriana Bellini in rosso fuoco. Buongiorno, bentrovata Adriana. Ciao Mirta, buongiorno. Allora, partiamo dalle buone notizie, perché l'Unione Europea nelle previsioni economiche di primavera stima al rialzo la crescita del nostro prodotto interno lordo, il 4,2% nel 2021, ha detto il commissario Gentiloni, e addirittura il 4,4% nel 2022. Gentiloni che poi ha sottolineato quanto sia fondamentale e importante continuare a livello europeo a un ritmo sostenuto nelle vaccinazioni. Questo ci porterà sicuramente a parlare della questione Pfizer, l'allungamento del... Guarda, allora ascolta Vaia, perché adesso mi volevo con lo Spallanzani, con il professor Vaia, che su questo ci spiega, si spera con chiarezza, perché le posizioni in campo sono molto differenti, onestamente. Insomma, quel che è certo è che il CTS sostiene che non c'è nessun problema di efficacia, che insomma allungare questo intervallo non è un problema in tal senso, anzi servirà per vaccinare un maggior numero di persone. La casa farmaceutica ha fatto in merito alcune precisazioni positive. Poi Mirta, naturalmente non possiamo non parlare della situazione gravissima in Israele, dove continuano i raid di Israele nella striscia di Gaza, il lancio di razzi dalla di Gaza verso lo Stato ebraico, aumenta drammaticamente anche il numero delle vittime su entrambi i fronti, la comunità internazionale prende posizione. Dunque tutto questo nel nostro TG, appuntamento alle 13.30. Allora, grazie Adriana, vedo già pronto il professor Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, al quale ho da fare veramente mille domande. Pfizer in testa, perché io continuo a pensare, professore, ma lei lo sa, siamo parlati tante volte, che tutta questa confusione, chi dice una cosa, chi dice un'altra, non fa altro che peggiorare poi la percezione che tutti noi abbiamo dei vaccini, che invece, insomma, l'altro giorno ancora notizie dalla Sicilia, AstraZeneca lasciate lì che nessuno se ne vuole fare, insomma, tutte cose che non vorrei mai dover raccontare. È arrivato davanti a me Goffredo Buccini, che spero le legga sul Corriere, caro Vaia, perché è una gran bella penna il mio amico Goffredo. Grazie. Buongiorno professore. Buongiorno, la leggo anche con attenzione. Ecco, bravo, vedi, ha fatto i compiti, vai. È rimasto anche Lorenzo da Barcellona, nonché Fiano, li ringrazio. Brevissima pausa, professore, se mi ripari mi deve spiegare bene, Pfizer va fatto a 42 giorni o a 21? Qual è la cosa giusta scientificamente? Poi l'unica cosa che conta è quella, no? Cos'è che ci protegge davvero? Subito da lei torno. Mambo italiano. Mambo italiano. Allora, professor Vaia, eccoci qua. Siamo usciti, diciamo, un po' malconci dalla grande confusione su AstraZeneca. Pensavamo che su Pfizer era tutto chiaro. E invece cosa accade, per riepilogare a chi ci ascolta da casa? Accade che Figliuolo dice alle regioni di buon grado accettano di fare la seconda dose Pfizer a 42 giorni, non più a 21 dopo 3 settimane. Su questa cosa, dicendo è uguale. Dopodiché invece succede che la Pfizer Italia, quindi la casa produttrice, dice no, per noi è più prudente farlo a 21 giorni. Quindi quelli che hanno già fatto una dose adesso dicono ma perché mi vogliono spostare a 42 a me quando quello che l'ha fatto un mese fa se lo fa a 21 giorni? E comincia il solito tram tram delle chiacchiere italiane. Questa decisione è supportata da dati scientifici a suo parere? E poi cambiare le regole in corsa non è sempre un grande rischio, cosa che lei spesso mi ha detto. Allora, questa decisione che deriva da un orientamento del Comitato Tecnico Scientifico va contestualizzata. Intanto, non dimentichiamo, cioè non lasciamo da parte il discorso AstraZeneca, perché parte molto da lì, perché la carenza di dosi dentro
il cui contesto si scrive questa decisione è stata anche determinata da un balbettio, da una cattivissima comunicazione e anche, me lo lasci dire, da una mancanza di decisioni chiare e nette da parte delle autorità regolatorie su AstraZeneca, per cui i cittadini poverini si sono sentiti assolutamente disorientati e hanno chiesto spesso di non fare AstraZeneca, perché se tu dici prima sotto i 60 e poi sopra i 60 e poi dici le donne non lo possono fare e poi le possono fare solamente le donne, come no? Che hanno insomma, questo crea sicuramente disorientamento e quindi ha determinato di fatto una corsa ad AstraZeneca. Ora io racconto i fatti. No, a Pfizer, a Pfizer. Sono, che ho detto io? La corsa, una corsa a Pfizer. Certo, una corsa, diciamo l'allontanamento da AstraZeneca, okay, okay. Ha determinato una corsa verso Pfizer. Questo è un fatto. Poi le dietrologie, eccetera, potrebbero non interessarci, ma il fatto è questo, per cui una corsa a Pfizer ha determinato una grande necessità. Questo mettiamolo lì, è il primo dato, va bene? Sì. Questa è la prima lettura. Abbiamo una seconda lettura, che le dico adesso in diretta. Presso lo Spallanzani, ospedale che è il centro di riferimento perlomeno regionale e nel quale, come dire, accorrono anche gli altri. Qualcosa in più, onestamente, lei fa giustamente, lei è modesto. Io posso dire, Spallanzani sul Covid è un punto di riferimento per molte regioni. Vengono molte persone. In questo momento, le dico in anteprima, sono presenti 136 pazienti in ricovero ordinario e 24 in terapia intensiva. Numeri bassissimi che sono addirittura inferiori a quelli precedenti, come dire, la recrudescenza. Lei sa che a me non piace parlare di terza, quarta, quinta ondata, la recrudescenza dell'inverno. Numeri molto più bassi. Da che cosa è determinato questo numero così basso? Da una vaccinazione che stiamo intensificando. Allora, lì abbiamo detto AstraZeneca non se la vogliono fare, vanno verso Pfizer. Quindi mancanza di dosi di Pfizer. La vaccinazione ormai è certo, ce lo dicono i numeri, che riduce, abbatte drammaticamente le cose che in questo momento ci interessano. Allora io traduco per capire a tutti. No, la domanda è questa, quindi. Quindi lei mi dice, anche con la prima dose, per quanto potresti prendere il Covid, non finisci in ospedale e non finisci in terapia intensiva. Queste due cose ci dicono che noi dobbiamo vaccinare quante più persone possibili, okay. Perché vaccinando tante più persone possibili noi abbattiamo le cose che ci interessano di più. Ma c'è una terza cosa che, come dire, avvalora questa decisione. E qual è questa? Uno studio fatto allo Spallanzani, che è studio gemello, attenzione, dello Sheba Hospital di Tel Aviv e dei CDC, autorevolissimi americani, su vaste popolazioni che ci dicono che dopo la prima dose noi abbiamo una capacità di produzione anticorpale di oltre il 96%, con un'efficacia di combattere la malattia e di non essere gravi. E quindi a questo punto la domanda da farle, no? Perché io mi sono persa un pezzo. Io avevo capito che questa cosa della prima dose con altissima reazione immunitaria era legata alla AstraZeneca, tant'è vero che all'inizio AstraZeneca una dose sola, una dose e mezzo, invece con gli altri, sì. Pfizer, Moderna, questo capitava dopo la seconda dose, non era così forte dopo la prima, no, non è così? No. Dopo la prima dose abbiamo una capacità di rispondere, cioè di produrre anticorpi del 96,8%, che è una percentuale altissima, e un'efficacia di protezione dalla malattia superiore all'80%. Parliamo di prima dose Pfizer. I professionisti, i miei colleghi dello Spallanzani, sono stati tutti quanti vaccinati, me compreso, con Pfizer, e io stesso mi sono sottoposto allo studio insieme a tutti quanti i miei colleghi. Scusi professore, ma le faccio un'altra domanda, quindi, giusto perché io racconto tutti i giorni la realtà. Quelli casi che ho raccontato, avevo in studio il professor De Masi a raccontarlo, di quelli che si sono
hanno preso il Covid, sono contagiati dopo addirittura la seconda dose o dopo la prima, come la moglie di Renzi, dico, due casi che ho seguito io. Certo. Cosa succede in quei casi? Sono organismi particolari e quindi non producono anticorpi? Intanto ciascuno di noi è una realtà a sé stante. Quando noi parliamo di percentuale, se noi diciamo che è una percentuale superiore all'85 e superiore al 90%, significa che c'è un 15-10%. In quel 10-15% si iscrivono le persone che sono non responder, che sono fortunatamente una minoranza, ma che esistono. Quindi ci sono delle persone che, pur essendo vaccinate, come dire, non producono anticorpi e quindi non hanno la protezione totale dalla malattia. Però attenzione, anche qui precisiamo bene, perché sennò creiamo un po' di confusione. Le persone che si sono ricontagiate dopo il vaccino sono delle persone che hanno contratto l'infezione ma non si sono aggravate. Questo è verissimo, nessuna. Infatti il vaccino continua a essere l'unica soluzione, lo dico sempre. Tutte però uno dice, vabbè, ma se io dopo due addirittura... Un'altra cosa. Questo però ci dice anche un'altra cosa. Per dare serenità alle persone, io so che anche in famiglia, no, c'è stata una persona che si è vaccinato con AstraZeneca, sì, e bene ha fatto. Che noi diciamo che tutti i vaccini in campo, tutti, sono buoni per poter proteggerci dalla malattia e dalla possibilità di contagio. Va bene, soprattutto dalla mortalità. Questo ci dice anche che anche coloro che hanno fatto il vaccino Pfizer possono, come dire, ricontagiarsi. Quindi, come dire, mettiamo tutti sullo stesso piano. Beh, smettiamola di dire vaccini serie A e serie B, e la smetta anche la comunità europea. Anche la comunità europea, anche i commissari europei. No, ma ha ragione, ma pure i paesi, i singoli paesi. Su AstraZeneca ognuno ha fatto per cavoli suoi. Allora, su sta roba di AstraZeneca è molto importante. Se c'è un problema commerciale, se c'è un problema commerciale, perché se, no, per carità, non mi voglio mettere a posto di Breton, io faccio un altro lavoro, però se io ho un problema commerciale, devo avere il dovere di comunicare bene qual è il mio problema con AstraZeneca, se no rischi ancora una volta di ingenerare nell'opinione pubblica, come dire, una sensazione di un vaccino di serie B. Allora, adesso già mi immagino i siti che diranno, beh, sarò candidato a sindaco di Roma, vai a un certo punto, a ministro, Moscia, che pure commissario europeo può diventare. No, ha detto che non vuole fare Breton, lo dico prima così evita di uscire la notizia, perché sono uscite notizie grande di tutti cazzo. I tipi. Allora, scusi, però mi dica una cosa, vai, sì, a parte c'è una bella AstraZeneca che è molto importante, anche Goffredo si è fatto AstraZeneca, sì, sì. Tranquillamente, come il mio compagno. Con assoluta convinzione. Sono andati lì e hanno detto, qual è il vaccino che devo fare? Questo, grazie, me lo faccio. Invece tanta gente, come sapete, non lo sta facendo, al punto che in Sicilia c'erano tantissime dosi non fatte che sono finite in Puglia. Vi prego, questa è una stupidaggine gigante, sono mesi che ve lo dico. Però scusi professore, ma tutto questo ragionamento che fa lei, i dati, gli studi, Pfizer non li legge gli studi e i dati? Perché dice no, 21 giorni Pfizer? Io questo non ho capito. Allora, non voglio difendere la collega perché è una collega, insomma, però leggiamo bene anche la dichiarazione della collega. Intanto il bugiardino parla sempre fino a 42 giorni, ma non è tanto questo il problema. Loro dicono correttamente che nel corso dei trial non hanno verificato, come dire, una efficacia della prima dose in una certa percentuale. Non l'hanno fatto, né trial non l'hanno studiato. Dobbiamo anche dire, come abbiamo detto per molto tempo, che questi trial hanno avuto, come dire, la necessità di essere, come dire, ristretti in un tempo un po' più per le esigenze che noi avevamo. Però poi la collega ha detto una cosa importantissima. C'è fermo restante che però in alcuni paesi, lei cita l'Inghilterra, ma io ho citato i CDC americani e cito gli israeliani, però in maniera empirica, cioè sul campo, noi abbiamo verificato che dopo la prima dose c'è una grande protezione. Quindi anche qui messaggio chiaro agli italiani che ci ascoltano. Non si tratta di sperimentare ancora, non si tratta, perché molti hanno detto ma che la vuoi fare su di me la sperimentazione? Abbiamo già sperimentato. No, già è stato sperimentato, quindi diamo fiducia. 10 giorni non cambiano nulla, questo è il messaggio, 10 giorni non cambiano nulla.
Ok, perfetto. Quindi se vivo 42 giorni, fate 42 giorni tranquilli e sereni. Scusa, mi scusi professore, sì. Parliamo un secondo di coprifuoco, poi devo tornare anche, sono arrivati gli altri ospiti, c'è Fiano con me, c'è pure un ristoratore italiano che fa un ristorante a Barcellona, c'ho lo stesso Buccini che non so se fa le ore piccole, lui di solito. Da un pezzo non le faccio più. Va a letto presto. Però mi rendo come conto. Come c'era una volta in America, che bella battuta. Sì, sì, assolutamente. Allora, mi scusi perché le chiedo del coprifuoco, perché lei sul Messaggero ha fatto un'intervista e qui ho capito che secondo lei si poteva anche allentare un po' di più la morsa, cioè onestamente insomma crede che a questo punto e tra l'altro oggi sul Messaggero c'è uno studio molto interessante di Confesercenti che dice che tenere 2 ore in più aperto varrebbe al mese 2 miliardi di euro, quindi pensate quanto vale economicamente. Dal punto di vista invece scientifico, tornando agli studi, professore, io ancora non ho mai ascoltato un dato su cosa vuol dire tenere aperto o chiuso in termini epidemiologici. Non c'è. Allora, intanto a me coprifuoco è una parola che non piace proprio, perché coprifuoco, non so chi l'ha messo per la prima volta, coprifuoco evoca, come dire, guerre, sciagure, disgrazie. E il paese in questo momento di tutto ha bisogno fuori di sentirsi un paese disgraziato. Ha bisogno di sentirsi un paese che, come dire, che affronta con determinazione, con senso, con positivo, con ottimismo questa battaglia. Quindi è una parola che non mi piace. Detto questo, da un punto di vista scientifico, è assolutamente inesistente. Le 22 equivale alle 23, forse anche alle 24. Il ragionamento per chi ha voluto questa misura è utilizzarla come deterrente. Però mi pare che come deterrente non funzioni tantissimo, considerato che coloro che tirano un po' più avanti nell'ora magari vanno sui muretti, fanno le feste in altri posti, eccetera. Quindi anche qui io farei un ragionamento, ma allora, dal punto di vista scientifico per me è inesistente. Poi se vuole chiedere una cosa a me, voglio dire, come cittadino italiano, io dico il buon senso, anche qui bisogna utilizzarlo. Cosa è meglio? Uccidere ancora di più allora, l'economia? Fatemi vedere una cosa però, perché poi appunto volevo sentire Goffredo, ma c'è l'altra faccia della medaglia. Oggi c'è un pezzo della Guerzoni sul tuo giornale, molto ben informato e molto interessante, su come ha maturato Draghi questa cosa di dire mo basta, decido io lunedì e non stare a parlare più di coprifuoco. Perché pare che lui, quando ha visto le immagini della Spagna, caro Lorenzo, eccole qua, si sia molto spaventato, perché appunto alla fine del coprifuoco in Spagna e la riapertura ha prodotto scene di questo tipo, no? Ragazzi che gridavano libertad, libertad, senza mascherine, a ballare, per carità, io lo capisco che uno c'ha una voglia matta di ricominciare a vivere, tutte cose, io ho 3 figli che hanno passato un anno d'inferno, figliamo se non capisco anche ragazzi giovani, e però questa roba qui spaventa, e spaventa anche a Roma. Lorenzo, com'è andata da te, per dire così poi sentiamo allora Goffredo e Fiano, cioè secondo te gli spagnoli come l'hanno vissuto questo allentamento? Con buon senso. Allora, noi qui è caduto lo stato d'allarme e domenica, quindi cosa è successo? Una cosa un po' paradossale, nel senso che sabato c'era ancora il coprifuoco fino alle 10, ma tutti hanno aspettato la mezzanotte per uscire. Poter uscire, quindi è stato come un capodanno, cioè alle 10 tutto a casa, a mezzanotte tutti fuori. Hai sentito? E queste sono le scene che sono trovati anche un po' impreparate, no? La polizia, l'essere eccetera. Umano è un fantastico. Mistero. Fantastico. E quindi c'è stato tutti questi assembramenti in sta calca, tutti giovani comunque che hanno festeggiato tra virgolette che dopo 15 mesi di restrizioni un po' il TAN libera tutti, però vi dico che già dal giorno dopo c'è stato un ridimensionamento, non ci sono stati più assembramenti, c'è stato solo quella sera un attimino di festa. Ti fa paura Lorenzo la situazione in Spagna? A te pensi che ci possa essere qualcosa di pericoloso? Beh, l'attenzione c'è sempre, la preoccupazione c'è, lo vedo nelle persone che girano, però c'è positività, tutti attendono il vaccino con tranquillità, attendono il proprio turno, da lunedì hanno iniziato a vaccinare tra i 50 e i 59 anni già, la gente esce però senza accalcarsi, assembrarsi. Vedo la sera, già in ottobre, adesso che hanno tolto coprifuoco, la sera ci sono persone, famiglie che passeggiano tranquillamente, mantengono le comunque, distanze. Comunque, caro Lorenzo, sei andato a vivere in Spagna, ma c'è l'Italia del cuore, poi c'hai pure la nazionale dietro, va bene, sei rimasto molto italiano. Qui questo ci riempie Italia di 82. Gioia.
Vabbè. Italia 82, italianità. 82 italianità, bene, alla grande. Allora, scusatemi, torno adesso da... devo arrivare da Lorenzo, scusami, devo arrivare da Maya di nuovo, perché questo tema di come si reagisce è importante, però vorrei un tuo commento a proposito di come la stiamo gestendo, no? Anche la battaglia politica sul coprifuoco. Esattamente, secondo me questo non dovrebbe essere un terreno di battaglia politica. Mi rendo conto di dire una cosa che in Italia sembra da imbecille o da ingenuo, quale io sono. Nato ieri. Quale io sono sicuramente, ma non dovrebbe proprio essere terreno di battaglia politica. Anche perché è evidente che nel momento che lo diventa, la decisione è alterata in qualche modo. Cioè, se la Presidenza del Consiglio dice le 23... adesso, e c'è qualcuno, segnatamente la destra di questo paese, che continua a cavalcare ogni emergenza, dall'immigrazione al Covid, bisognerebbe smetterla, dice, avete visto, ci siamo riusciti noi a ottenere questa cosa, ottiene l'effetto contrario anche umanamente, politicamente, perché quello dice, no, aspetta, allora ne parliamo fra qualche giorno. Ipotizzando il grande Buccini, che Draghi lo voleva cambiare anche proprio così, talmente nervosito. Non lo escludo, è tutta un'assurda pantomima che fa male agli italiani. Questa cosa si deve fermare stasera, perché non ha senso. Detto questo, devo contraddire il mio amatissimo professore. Io temo che un segnale di Libera Tutti sia molto pericoloso. Cioè, giustamente lei ha detto, dice, tanto già stanno sui muretti nonostante il coprifuoco, ma pensi se non ci fosse. Cioè, questo è un paese che ha una tale intanto è giustamente stanco, ma una tale allergia alle regole che, voglio dire, se non ci fosse non si regolerebbe proprio per niente. Quindi io credo che qualche colpo, diciamo, ancora di avvertimento, di freno, per almeno finché la campagna vaccinale non va ancora più avanti, sia necessario. Cioè, io temo, e parlo da totale inesperto, che la corsa tra vaccini e aperture debba essere commisurata con buon senso. Io faccio rispondere ovviamente vai, do il benvenuto anche a Bitonci, ben trovato Massimo Bitonci. Buongiorno, ti dico cosa ha detto, non so se hai ascoltato già cosa ha detto Buccini sulla battaglia e sui coprifuoco. Oggi come ti viene come mi chiamo, è una cosa, oggi non ti viene tanto Goffredo, come, non so, ma ci ho fatto caso. Bugiardo, so benissimo come ti chiami. Il problema è che vado in onda troppo, quindi ho intanto dei vuoti completi, non so neanche come si chiama mio figlio, però tutto a posto, piano piano mi riprendo. Allora, Bitonci, ora arrivo, vai, ha capito cosa ha detto Goffredo? Assolutamente. Allora, io condivido quello che dice Buccini, ma lo dico da tanto tempo, che su questo virus si sono combattute troppe battaglie politiche, geopolitiche, industriali e economiche e parindustriali. Anche prima parlavamo, no, della politica che la tira di qua, tira di là, oppure che appoggia una industria a seconda se è geolocalizzata in un posto o in un altro posto. Questo è molto chiaro. Però io come tecnico ad una domanda secca do una risposta secca. Se uno mi chiede per te 22 o 23 sono la stessa cosa da un punto di vista della contagiosità, è evidente, io dico che sono... Poi c'è una cosa in più che lei ha sempre detto, professore, a mio parere. Cioè, lei ha detto è meglio riaprire intelligentemente con le regole che tenere il coperchio sulla pentola, certo, che poi esplode, no? E questo è un altro tema. Sto mangiando un po' perché sennò la memoria mi va giù, mi devo un po' rafforzare stamattina. Un po' di cioccolato. Io ho detto due cose che voglio ripetere, anche perché le dico nella quotidianità. Io ho detto ai tanti miei amici che mi seguono, per cortesia, non diamo legna da ardere ai catastrofisti. Vi prego, vi supplico, comportiamoci bene. E questa è una prima cosa. La seconda cosa, ho detto, apriamo con giudizio, apriamo tutto, andiamo avanti con gradualità fino all'apertura di tutto, ma con gradualità, stando sempre bene alle regole. Ultima cosa. Secondo, possiamo dire, ormai siamo diventati amici, il mio amico Buccini, la festa che avviene ogni tanto, perché non è che i cittadini italiani o spagnoli o altri festeggiano tutti i giorni, non c'è una Salernitana che va in Serie A tutti i giorni, è da condannare.
né un Inter che Salernitana meno male da meridionale ha messo contenti, né con Inter siamo meno contenti che ha vinto lo scudetto. Io sono molto scherzo, contento personalmente, ma questo è un dettaglio. Chi sei dell'Inter? Se va bene uguale. Un allora, terrone dell'Inter. Sono dei momenti eccezionali. Certo. Nella normalità io vedo altri momenti sui quali concentrare la nostra attenzione, che sono i punti sensibili degli autobus, le metropolitane, metropolitane, le scuole. Questo è per quante persone stanno a Calcutta nelle metropolitane. Allora, ragazzi, cavolo, non andate più dentro le piazze da Calcutta, togliamo questa legna d'arte, fatemi una cortesia, non fatelo più. Se no trovano la scusa per non fare le cose più importanti. Bravo. Allora, questo è il messaggio ai ragazzi. Ahimè, smettetela, ragazzi. Smettetela. Ahimè, sono molto d'accordo con Vaia. Ho raccontato per giorni diatribe incredibili sulle mezz'ore dei poveretti che hanno sistemato tutti i ristoranti al chiuso con il plexiglass, le robe. E poi dopo la mattina ti svegli, vai al lavoro e dici: ma io di che sto parlando? Ma sono scema. Caro Bitonci, però voi avete sbagliato la tattica, secondo il nostro amico Buccini, perché accanirvi su queste 23 ha fatto sì che Draghi, se non fosse altro per darvi una bella lezioncina di galateo, ha detto: qua decido io, e ha rimandato il superamento del coprifuoco. Sentiamo Bitonci e poi sentiamo anche Fiano su questo, perché vedevo che sorrideva a questa ipotesi che non è così peregrina da quello che ho capito. Io sorridevo per la verità all'interismo di Goffredo Buccini, è diverso. Va bene, allora Bitonci, prego. È deluso, oggi è deluso, non la vedo felice oggi, deluso. È che se non ci fosse stata la Lega al governo, che in queste settimane ha fatto forti pressioni sul premier Draghi, ma anche su Speranza, probabilmente non ci sarebbe neppure il limite delle 10, sarebbe ancora inferiore. Cioè, nel senso che noi lo diciamo da un anno, e questo è estremamente chiaro, che molte attività, la maggior parte delle attività, potevano tranquillamente rimanere aperte seguendo i protocolli che erano stati già firmati all'INAIL, perché non parliamo di protocolli di autoregolamentazione, ma tutta una serie di atti che erano stati già decisi con l'INAIL e con il governo. Quindi il problema è stato quello. Il tema dei centri commerciali, per esempio, nel fine settimana è assurdo. Io ho appena fatto un incontro. Guardi, noi siamo a Piazza del Popolo, perché a Piazza del Popolo, su dritta di Gasparri, ci ha detto che ci sono quelli dei centri commerciali arrabbiatissimi. Ma che senso ha tenere chiusa i centri commerciali quando sono quelli che effettuano i maggiori controlli e che hanno la possibilità di fare sia i controlli sulla temperatura che il distanziamento, anche i controlli sui parcheggi e controllare il numero esatto delle persone che sono all'interno? Sono cose assurde che dopo fanno arrabbiare la gente. Ah sì, un po' di cose strane ci sono, Piano, dovete concordare con noi, no? Che parecchie contraddizioni strane, cioè, ecco, cose non comprensibili. Certo, quando le norme non sono comprensibili, poi si lascia, come diceva giustamente Vaia, lo spazio per dire: ma perché mi dicono di fare cose inutili e stupide? Io faccio come mi pare. Questo è un rischio enorme, lo sappiamo bene. Fiano. No, è assolutamente così. Noi abbiamo incontrato ieri come delegazione del PD la federazione della grande distribuzione dei centri commerciali e hanno detto cose totalmente sensate. Ci sono centri commerciali dove il sabato e la domenica è aperto il cinema, è aperto il supermercato alimentare e invece sono chiusi gli altri negozi. Nel supermercato alimentare e anche nel cinema c'è una discreta folla, non si capisce perché gli altri negozi. Bravo, anche perché vedendo le immagini, per esempio, di via del Corso a Roma, dove stanno tutti accalcati in mezzo alla strada, non capisco la differenza col centro commerciale, però appunto sono una di quelle cose. No, in più nel centro commerciale tu vivi la rabbia, diciamo così, di vedere che accanto a te un esercizio commerciale aperto, e il cinema è un esercizio commerciale, anche se arte, cultura ovviamente, o comunque il supermercato alimentare, o addirittura una cosa alimentare interna è chiusa, deve sempre interrompere. Ma tu devi sempre interrompere, da quando ti conosco, io sono capace di interromperti da adesso fino alla fine della trasmissione. Diciamo la stessa cosa, perché sì, però stanno dicendo la stessa cosa. Scusatemi, mi scusi, Fiano, mi scusi. Allora, Fiano e Bitonci, posso fare una domanda io? Ho una curiosità intellettuale, come avete fatto a litigare dicendo la stessa cosa? Perché non l'ho capito, mi è sfuggito un po'.
ho litigato con nessuno, c'è un signore che mi interrompe mentre parlo. Io non ho litigato. Se lasci parlare un secondo anche a me, visto che sto entrando, perché sto parlando io. Ok, allora facciamo, capito. È una questione di principio, come Draghi. Principio, vuole finire Fiano e poi sentiamo Bitonci, poi torno anche da Vaia che sorride. Fiano, prego, finisca. Quindi è evidente che sono stati commessi degli errori e che ci sono, e che nel corso di questi mesi di pandemia, da precedenti governi e anche adesso, è evidente che ci sono delle contraddizioni. Io prendo però dall'intervento di Goffredo Buccini una cosa che considero giusta, e cioè che di fronte a quello che dice il professor Vaia, e cioè che la contraddizione delle norme non aiuta le persone ad osservare le norme rimanenti, perché se tu vedi le contraddizioni tra i mezzi pubblici e il ristorante, non ti viene certo voglia di osservare comunque la norma che consideri contraddittoria, perché il tuo vicino sta vivendo un'altra situazione più favorevole. Di fronte alle contraddizioni bisogna cercare di risolverle, ma fare a gara, mi pare che fosse un po' questa la filosofia dell'intervento di Goffredo Buccini, tra i partiti che sono insieme al governo, tra chi ha ragione, chi vince la propria battaglia per mezz'ora, chi la perde, non serve a nulla. Comunque ai cittadini non serve, non so se abbia un effetto elettorale, non mi pare. Mito, se posso, ma dire ai cittadini una cosa non su. Allora, le contraddizioni me le mostro adesso. Secondo me potreste concordare facilmente su una cosa tra voi, cioè che è di tutta evidenza che la Lega non vuole avvelenare l'Italia aprendo un po' di più, è di tutta evidenza che il PD non vuole rendere povera l'Italia chiudendo un po' di più. Siccome questo mi sembra abbastanza, come dire, è intuibile facilmente, questo potrebbe essere un primo punto di partenza per ragionare insieme. Buccini ha un futuro, un mediatore familiare, mi sembra una bella mediazione. Ma Alfredo, prima tu hai detto una cosa che torna, perdonami, cioè noi siamo abbastanza d'accordo, l'altra sera il PD ha detto noi siamo abbastanza, siamo d'accordo per prolungare, aprire, eccetera. Tu hai detto che Draghi alla fine ha preso un'altra decisione, ti ricordo che l'hai detto tu, certo. Non sono i due contendenti. Allora scusatemi, contraddizioni, Piazza del Popolo l'avete vista, centri commerciali che dicono perché noi chiusi quando per esempio diceva prima anche Gaspari l'IKEA è aperta, esatto, e poi perché nello stesso centro commerciale, che c'è cartello c'hai là? Qui ogni... che c'è scritto, Ludo? Qui una persona ogni 10... Sono ogni 10 metri quadri, una persona ogni 10 metri quadri, peraltro il paragone è con l'autobus, gli autobus, dicono c'è una discriminazione commerciale. Hanno ascoltato Vaia, hanno fatto subito il cartello, appena hanno parlato Vaia. Invece, scusatemi, dove sta? Portatemi a Bari. Che succede a Bari? A Bari, ecco, guardate, c'è un matrimonio, voi mi direte, ma com'è possibile? Sono vietati i matrimoni? Però a Bari lo fanno, ho capito? Che bei fiori, peraltro. Cioè, quella è Serena, la mia amica Serena, la conosco già. Sì. Wedding planner. Mestiere molto serio, perché lui c'è wedding planner, capirai che fa. Faceva milioni di euro di fatturato, ora sta ferma, per dirvi. Che succede? Siamo in un posto meraviglioso, siamo a Villa De Grecis e oggi si terrà un matrimonio qui a Bari per dimostrare che riaprire e far ripartire il settore è possibile. Serena ci stava facendo vedere come stanno, lo vedi anche qui, distanziando tutte quante le sedie, queste sono le sedie degli sposi, soprattutto. Possono stare vicini perché saranno congiunti molto presto, diciamo, si devono anche baciare quei poveretti. Esattamente, almeno loro sì. Gli sposi sicuramente, Mirta, ovviamente questa è una rappresentazione, non è un guarda col metro, vero, ma mi piace sta cosa, perché seguendo, ragione Vaia. Ma quelli lì che sono stati col metro lì, poi tornano a casa con la metropolitana e si chiedono che sta succedendo. È incredibile, ragazzi. Adoro. Esatto. Tra l'altro gli sposi e gli ospiti di solito non usano i mezzi pubblici, quindi arrivano sicuri, arrivano senza problemi di contaminazione. È vero. Problema tiri fuori la macchinetta per il matrimonio. Esatto, dobbiamo cercare di anticipare la data di apertura perché altrimenti si faranno comunque cerimonie illegali. Scusa, non ho capito, Serena, ma questo matrimonio si fa davvero? Sì. E poi gli fanno la multa dopo. No, è finto dopo. Ovviamente, è una rappresentazione. Ah, è no, finto? No, è una rappresentazione, quindi noi siamo assolutamente in regola. Assolutamente sì, è finto. Ci sono due modelli bellissimi. Il senso di tutto ciò è far vedere i protocolli oggi di sicurezza. Provati. Chi può dirlo? Tra l'altro sono bellissimi, è anche possibile. Voglio vederli pure io, dove stanno i modelli bellissimi? La wedding planner ce l'hanno. Dove si sta? Dove stanno? Adesso stanno truccando. Siamo su e ti facciamo vedere la sposa che viene truccata e pettinata. L'abito meraviglioso. E chi lo celebra il matrimonio? Non ho capito, chi lo celebra? Lo celebra Angelo Garini. Angelo Garini, ecco qua, l'architetto dei sogni. Angelo Garini, insomma, è famosissimo, conosciuto in tutta Italia, in tutto il mondo come wedding planner. Si mette la fascia. È un architetto.
si mette la fascia, celebrerà questo, esatto, questo matrimonio con uno scambio di promesse ovviamente simboliche, speriamo che siano promesse di riaperture. Avremmo voluto avere qui il governo per darci delle promesse di riaperture, soprattutto, sì, lo voglio. Ma il vogliamo, sindaco vogliamo De Caro lavorare, che ha detto, Bari, il sindaco De Caro che ha verrà, detto. Verrà, verrà. Ah, verrà. Verrà a prova, ovviamente. Lo sai che c'è, Mirta? I sindaci hanno la percezione migliore rispetto al governo di quello che sono le necessità del territorio, perché vivono le aziende della del vostra territorio parte. E sanno quando le persone soffrono. Certo, certo, certamente. Allora vai, mi vuoi spiegare italiani, che lei che ha capito, perché appunto è bella strana sta storia, no? Effettivamente, cioè, perché il matrimonio resta completamente vietato, se poi posso andare invece a bere un bel aperitivo sotto casa mia, c'è la folla così il pomeriggio? Non c'è tanta, come dire, ci sono alcune decisioni che francamente molti non comprendono. Io ho detto qualche volta, ribadisco, forse nel CTS e in qualche altro consesso basterebbe mettere i nostri vecchi nonni che avevano tanto buonsenso, che soprattutto non spaventavano le persone, non spaventavano e non spaventano i nipoti, ma li consigliano per il bene, per il bene. Quello, scusi, ma le feste si possono fare, Vaia, me... secondo lei le feste si possono fare? Per me, io l'ho detto e lo ribadisco, si può fare tutto a condizioni che si attui e si applichi il buonsenso. Cioè io perché devo fare una festa di 1000 persone? Voglio dire, festeggio il mio matrimonio, magari lo festeggio con i congiunti, con le persone, diciamo, più strette, dove cerco di trovare spazi di distanziamento naturale, che è una delle regole principali. Potrei chiedere alle signore, potrebbero chiedere loro a me, si fa il matrimonio, diciamo, in chiesa, perché non si può fare in un altro luogo. Cioè ci sono delle cose che francamente non si comprendono. Quindi, precisato però, che non è facile mai mettersi a posto degli altri, di chi in questo momento deve decidere e prendere decisioni. Mi pare che quello che debba prevalere in questa fase sia il buonsenso e dire siamo tutti d'accordo nel dover riaprire questa nostra società, aprire sempre di più gli spazi della socialità, tutti, ma con gradualità, senza rischiare di fare il gioco dell'oca. È lì il centro di tutto, lì è il centro di tutto. Noi dobbiamo assumere con responsabilità atteggiamenti che evitano, ribadisco, da un lato di dare spazio e fiato ai catastrofisti, ma dall'altro lato non dobbiamo dimenticare che non siamo usciti dalla pandemia, siamo a buon punto, dobbiamo vaccinare sempre di più, dobbiamo attivare le terapie innovative, le terapie domiciliari, dobbiamo intervenire sui punti dello snodo, lo dirò sempre, fino a quando i vari ministri dei trasporti mi massacreranno, che lo dico sempre. Bisogna lavorare sui trasporti, soprattutto metropolitani. Bisogna fare anche delle cose, dico una cosa semplicissima. L'ultima. L'ultima. 0,5 metri per ognuno. Chi lo verifica questo? Per esempio, io sto immaginando, oltre alla sanificazione ad ogni fine corsa, e bisogna certo metterci i soldi, ma lo sappiamo che bisogna fare così, bisogna fare un piano Marshall. Perché non vedere al nostro vecchio bigliettaio che sta sull'autobus e che evita l'evasione? Allora, torniamo ai bigliettai, proposta di Vaia. Vaia, devo andare in pubblicità, la saluto, la ringrazio, ci vediamo presto, mi fate vedere la sposa però, perché poi mi sono appassionata, voglio vedere la sposa. Buongiorno a tutti e soprattutto a Goffredo. Arrivederci professore, grazie. Grazie, è partita l'amicizia qua con Goffredo. Pubblicità. Mambo Siamo entrati nella stanza della sposa, quelle cose che non dovremmo mai fare, ma intanto non c'è marito qua, possiamo vedere tutto. Fatemela vedere. Esatto, comunque sappiamo che... Eccola qui. Ah, che meraviglia. Come lei sia truccatrice. Come si chiama la sposa? Stanno lavorando con tutte le precauzioni del caso. Come ti chiami, sposa? Rosanna. 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 Una modella. Si è prestata, sì. Esatto. E alle spalle di dietro vedi anche appeso il bellissimo abito d'atelier, perché ricordiamo che dietro questa filiera, dietro ogni matrimonio, c'è pure tutta un'industria della moda che è ferma, una collezione ferma. Lui è un creatore, lui è un sarto,
qui abbiamo anche il creatore, sì, dell'atelier che ha creato questo vestito e che giustamente si trovano tutti i rivenditori di abiti da sposa con un'intera collezione quasi invenduta, perché nessuno compra un abito con un anno e mezzo. Allora, questo è interessante per fare il nostro discorso economico, no? È stata rinnovata. Lo voglio dire, esatto, lo voglio ci dire. Sono atelier che hanno cavò pieni. Certo, pieni di lo voglio dire a Goffredo, anche a Bitonci a Fiano, no? Perché la verità è che poi un matrimonio che non si fa è un dolore per chi si deve. Io ho avuto spose collegate. Ma è una però filiera alla fine è tanta economia che si muove, no? In un paese come l'Italia. Pensa che Serena, Goffredo, riusciva a fare matrimoni di indiani, di arabi, di cinesi. Cioè, in Italia venivano a sposarsi da tutto il mondo. Questa roba è sparita. Ma non c'è dubbio che ci siano le contraddizioni che ha evidenziato prima il professore, sono forti, voglio dire, quindi ci sono degli elementi su cui si può e si deve intervenire. Prima il settore del wedding è duramente penalizzato, è stato duramente penalizzato. Detto questo, ripeto ancora una volta, io sono convinto che noi possiamo uscirne con buon senso e senza accapigliarci nel giro. Le vaccinazioni ci stanno salvando, io credo che sia questione veramente di qualche settimana per poter ripartire in tranquillità, senza massacrarci tra noi e dando dei messaggi agli italiani comprensibili soprattutto. Bitonci, la possiamo attendere qualche settimana senza, come dice Buccini, massacrarsi, cioè nel senso senza fare litigi, o non ce la possiamo più permettere? Qual è la vostra idea? Ecco, questo poi pure è importante. No, secondo me no, bisognava intervenire anche prima. Volevo rispondere anche un attimo a Fiano. Il mio intervento era solamente legato al fatto che bisogna pensare che IKEA è aperto, IKEA sì, è più di una grande struttura di vendita, quindi c'è un problema anche di carattere tecnico, caro Fiano, anche quando avete voluto i codici Ateco sui ristori, stessa cosa, cioè cose fatte da persone che non conoscono le attività produttive. Questa è la realtà di quello che è successo da un anno a che fare, perché poi parlatemi delle piscine, parlatemi delle palestre, parlatemi di altre attività che sono rimaste chiuse, però mi perdoni, potevano tranquillamente. Ma siete seduti al governo, le conoscete la produttiva, perché non fate le decisioni conseguenti, no? Per capire. Beh, noi da quanto siamo al governo? Cioè, stiamo lavorando sul decreto sostegni 2 e sostegni 1 e per fortuna che c'è la Lega che continua a ripetere, ed è per quello che è ritardato il Consiglio dei Ministri e probabilmente verrà approvato il sostegni 2 settimana prossima, perché noi diciamo e continuiamo a ripetere che i 40 miliardi per la maggior parte devono andare alle partite IVA, non deve diventare un'altra manovra di bilancio finanziaria con 10.000 rivoli messi dentro dai ministeri. Quei soldi, cioè, devono soldi sui andare conti correnti. Ai costi fissi delle partite IVA. Questo è quello che ci chiedono. Ma come incontrano noi? Incontrano anche Fiano, incontrano il PD, incontrano i 5 Stelle e le partite IVA, che sono 5 milioni in Italia, continuano a ripetere questo. Ma cioè, chi è che resiste? 400, voi parlate del wedding, importantissimo, ma il calo del fatturato lo scorso anno è stato 400 miliardi, 200 miliardi nei primi tre mesi, siamo a 600 miliardi di calo di fatturato. Questa è la realtà. Allora, quindi, voglio sentire un attimo Fiano, perché quello miliardi che dice Bitonci, e me lo ripetono anche a me incontrano pure, penso che io li rinvito, effettivamente, ma noi abbiamo gli affitti, ma io quando alzo la sera ho un affitto da pagare, ma di cosa state parlando? Se non mi arrivano i soldi non posso pagare nemmeno l'affitto o le bollette, questo dicono le persone. Ma mi pare che ci siano diverse parti del provvedimento che vanno incontro a questa, che è una critica giusta. Intanto sulle spese fisse, perché noi abbiamo attività ferme da molti mesi, attività commerciali o appunto attività con partita IVA, che però hanno delle spese fisse che vanno avanti, che riguardano sia le affittanze ma anche le tassazioni locali e ovviamente anche quelle nazionali. E quindi ci sono aiuti, diciamo, aggiuntivi, e ci sono possibilità per i comuni che prima non potevano di allungare o sospendere le affittanze, ci sono congelamenti o tagli o annullamenti di tassazioni locali, sono questioni. Va bene, fatelo in fretta, mi raccomando, che la gente non ne può più su questo fronte. Devo andare in pubblicità, vedo che è arrivato anche Pierpaolo Sileri. Buongiorno, ben trovato Sileri, rimanga lì che arrivo tra un momento da lei. Buongiorno. Buongiorno, pubblicità, torniamo subito. Grazie Goffredo, vai via, sei sicuro? Io ti tengo con me fino alla fine, ti con ringrazio. Gioia. Pubblicità. Mambo Italia.
c'ho per Paolo Sieri già collegato un sottocorona informissima che mi ha detto che mi dà un sacco di buone notizie. Mi ha avvertita. Sieri, adesso vedrà che qua il tempo migliora, poi dobbiamo parlare. Sieri, sapesse i dubbi che c'ho? Files 42, 21 giorni, le RT che cambiano, non ho capito come. Insomma, voglia, c'ho tanti dubbi per lei. Allora, eccoci qua. La parte più intensa della perturbazione si è allontanata, è andata a est. Qualche pioggia residua al nord c'è, però nel pomeriggio di oggi le piogge previste sono, diciamo, ancora, vediamo la prima carta, sono ancora in qualche caso consistenti al nord, ma molto isolate sull'Appennino centrale. Stiamo lavorando per voi, tu lo sai. Roma nulla. A Roma nulla. Nulla, non piove. E pochissimo al sud. Quindi tutto passato, attenzione, perché potresti aver scelto il giorno giusto però, perché domani già le cose cominciano a ricambiare. Ci sono delle piogge deboli, ma presenti abbastanza al centro e al sud e ancora forti sulle zone di nord-est, isolate quelle forti. Però ci sono, ci sono. Venerdì peggiora non soltanto al nord ma anche su tutto il centro con piogge questa volta moderate. Mini bella notizia, però domani si impegna pure domani questa corona. Attenzione perché un paio di giorni le temperature restano un po' più bassine. Allora, grazie Paolo. Allora, caro il mio Sileri, eccoci qua. Mi dice un po' la sua, abbia più pazienza. Allora, Pfizer, abbiamo detto che dopo 3 settimane facevamo la seconda dose. Poi invece decide, figliuolo, le regioni lo seguono, i 42 giorni. Poi Pfizer dice no, meglio 21 giorni, è più sicuro e più prudente. Oggi Vaiam è molto rassicurata su questo tema, altri medici però dicono beh, però non è detto che la prima dose di Pfizer sia come quella di AstraZeneca e ci dia un'immunità forte, quindi potremmo dare anche una sensazione sbagliata, cioè tu fai prima dose e dici poi tanto devo aspettare 42 giorni, mi metto tranquillo, posso cominciare a fare una vita più tranquilla. È così? Non è così? Allora, cioè, mi aiuti? Da medico sottosegretario. Ci sono stati degli esperti più esperti di me, diciamo, che hanno già parlato di questo. Innanzitutto facciamo chiarezza. Oggi Mirta Merlino fa il vaccino. Mirta Merlino da stasera non è libera di fare ciò che vuole, cioè deve aspettare almeno 3 settimane prima che la sua risposta, diciamo, immunitaria sia tale da poterla difendere dalla forma grave della malattia. E questo non riguarda dico tutti i vaccini, 3 settimane per... Questo più o meno vale più o meno per tutti i vaccini, cioè il tempo, diciamo, il tempo biologico sono 2, 3, 4 settimane, diciamo 3 settimane come media. Ora, Mirta Merlino sta in ottima salute e quindi è verosimile che tutto questo accada, però potrebbe essere, non voglio adesso portare scusa o quant'altro, però vabbè, la mia salute lo fa qualcun altro che è un po' in meno in salute, magari ha una patologia sottostante, un'immunodepressione, magari è un trapiantato, quindi una persona fragile, e magari questa risposta non è esattamente eccellente come poteva essere in Mirta Merlino, che è in apparente buona salute. Ecco perché non bisogna generalizzare, ecco perché gli studi scientifici dicono che spostare la seconda dose per AstraZeneca è assodato a 10-12 settimane, e così stiamo facendo e così ha fatto l'Inghilterra. Per gli altri vaccini si è visto che fino a 42 giorni, in linea di massima, la scienza ci dice che questo intervallo prolungato non inficia, scusi, diciamo, Sileri, ma l'efficacia. Perché Pfizer ha detto il contrario? Prego. Ha contraddetto il governo? No, ascolti, non ha contraddetto il governo, facciamo chiarezza. Ha detto il protocollo che ha portato all'autorizzazione di Pfizer, quindi per stare al protocollo, il protocollo significa che questo è praticamente certo in tutte le categorie di pazienti, e quindi io le ho fatto l'esempio del paziente fragile e del paziente in ottima salute, è 21 giorni, per Moderna 28 giorni, per Pfizer 21 giorni. Quindi lo standard per certezza di risposta e quindi per dare quei numeri che hanno garantito l'approvazione del vaccino sono 21 giorni. Scusi, ma se lei dice questo, posso fare faccio una deduzione? Certo. Quindi se io arrivo lì a vaccinarmi, guarda che io sono immunodepressa, possono decidere di farmela prima a me, che è una situazione particolare, si può fare persona per persona questo ragionamento. Ma guardi che questo dottoressa già è accaduto, perché
diciamo, il piano vaccinale fin dall'inizio è stato adattato e quindi fatto in maniera sartoriale sulle esigenze e le patologie dei pazienti. Cioè, quando parliamo dei fragili, quando parliamo dei deboli, parliamo di questo, cioè hanno avuto priorità coloro che avevano una patologia tale, indipendentemente dall'età. Poi è chiaro che vi è stato il problema per alcune regioni. Cioè, la persona fragile che si va a vaccinare oggi, perché per esempio il Lazio ha aperto alle comorbilità, faccio un esempio, a vaccinare oggi, fra 21 giorni si può rifare la dose di Pfizer perché è una situazione particolare. Allora, ecco, e questo è quello che io ho sottolineato già ieri, a dire il vero già una settimana fa in un'altra intervista, dicendo attenzione che lo spostamento a 42 giorni è un'opportunità. Opportunità significa che per alcuni pazienti può andar bene, il Sileri che si va a fare il vaccino, secondo me può fare la seconda dose a 42 giorni, il Sileri magari che ha avuto un trapianto avrebbe già dovuto fare il vaccino a dire il vero, ma diciamo che non ha fatto ancora il vaccino, lo va a fare oggi, o purtroppo gli hanno fatto una diagnosi poco tempo fa di una malattia più severa, chiaro. È chiaro che in quel paziente io non arriverei scusi, a 42 Sileri. Giorni. Ecco cosa ha detto Pfizer, ha detto una cosa giusta, ha detto attenzione perché l'approvazione è su quella, perché quello è lo standard, cioè lì hai praticamente la certezza che le cose vanno non come c'è tu hai contraddizione tra le due affermazioni, questo mi sta dicendo. Mi dica una cosa, Sileri, perché mi arrivano tantissime mail in questi giorni, per esempio, su una cosa che sembra stupida, ma secondo me non lo è. Io mi faccio AstraZeneca, devo passare 3 mesi per la seconda dose, sono in vacanza, in un posto altrove, potrei andare addirittura all'estero volendo. Come faccio? Si può spostare in avanti o prima o dopo la seconda dose? Si può fare in alcune località di vacanza, per esempio, se sono in Italia? Esatto, questa è la diciamo la soluzione più semplice, cioè fare la seconda dose nel posto dove ti trovi. Ed ecco che vedo nell'opportunità dello spostamento della seconda dose per gli altri vaccini anche in questo, perché se la tua seconda dose cade nelle uniche 2 settimane... Ma è una proposta sua o lo fate? Non ho capito. No, questa è stata una proposta non mia, assolutamente non è una proposta mia, ma lo stesso commissario Figliuolo qualche giorno fa, credo 10 giorni fa, okay. 12 giorni fa, ha affermato che si sta lavorando a questo e magnifico. Così è. Scusi, ma dove ho molte domande, vado un po' veloce, mi deve perdonare. Altra domanda che mi arrivano centinaia di mail, RSA. Riapriamo di qua, riapriamo di là, spostiamo il coprifuoco, siamo tutti ormai più... Lei stesso ha detto, ha fatto un'affermazione importante, con 30 milioni di vaccinati possiamo cominciare a girare con la mascherina in tasca, tutte cose belle. E ci sono ancora tanti parenti di persone che stanno nell'RSA che non possono entrare a trovare i loro cari. 8 su 10 è il dato, ma che sta succedendo? Perché non ce ne occupiamo? Guardi, quello noi è un abbiamo disastro. Fatto... Noi abbiamo fatto una, diciamo, una circolare e dato delle indicazioni che dovrebbero essere in qualche maniera rispettate, in alcune aree accade, in altre no. Ma voglio dire, nell'RSA, con i protocolli che sono stati dati, con le linee guida, con la circolare, col fatto che dentro l'RSA i degenti per oltre il 97% hanno ricevuto già la prima dose e diciamo più di tre quarti già la seconda dose di vaccino, si tratta di ambienti sicuri. Cioè, devo non è pensabile una mossa, che quindi, oggi. Il personale sanitario dell'RSA. Attenzione, è localmente sì, cioè, non è pensabile che l'RSA siano ancora le uniche zone rosse d'Italia. Cioè, non è pensabile. Sono delle zone rosse permanenti da 16 mesi, 17 mesi. Ma perché non si assume una responsabilità? Cos'è che succede secondo lei? Hanno paura? Perché, purtroppo nell'RSA noi abbiamo visto gran parte delle stragi dei nostri anziani, quindi è chiaro che si va con molta cautela, poi vi è ovviamente la paura di varianti, la paura che il virus possa circolare, cioè io capisco anche la riluttanza, però diciamo oggi siamo abbastanza sicuri. Senta, il ministero mi è arrivata un'agenzia dovere, di speranza. Prego. State per cambiare l'RT, non ha più tanto senso l'RT che c'è adesso. Bisogna adeguarlo ad altri indicatori, come per esempio pensi guardi, che mi ha detto Baia, se dico questo, oggi allo Spallanzani, sì. Come lei sa, un centro importantissimo per il Covid, 136 ricoverati, 24 in terapia intensiva, numeri così bassi nemmeno alla fine dell'estate, mi ha detto Baia. Possiamo cambiare le cose, i colori spariscono? No, io credo che i colori debbano rimanere, o meglio, la valutazione debba rimanere, i parametri vanno bene, l'RT, come già le dissi peraltro mesi fa durante una sua trasmissione, aveva un peso
troppo alto, o okay. meglio, oggi ha sicuramente un peso troppo alto perché è cambiata la situazione, cioè oggi peraltro abbiamo anche un numero di vaccinati crescenti, quindi è chiaro che nelle valutazioni dobbiamo considerare anche questo, e la circolazione del virus sarà maggiore nelle fasce più giovani, l'RT deve essere adattato alla nuova situazione epidemiologica, senza tralasciare il monitoraggio, perché il monitoraggio è fondamentale per scoprire eventuali cluster. Per esempio, cluster, quanti sono i vaccinati? È una cosa importante per le varie regioni. I vaccinati ti dà in maniera predittiva quello che accadrà fra qualche settimana, cioè quando io ho detto 30 milioni di italiani, cioè metà della popolazione con almeno una dose fatta, non è che Sileri ha inventato chissà cosa, cioè ha mutuato e ha guardato quello che hanno fatto gli altri paesi, cioè la mascherina fra soggetti vaccinati, fra soggetti che stanno all'aperto, se sei vaccinato la mascherina puoi mettertela in tasca, fra vaccinati è evidente, o se stai all'aperto e non incontri persone, non vedo perché devi tenerti la mascherina, te la tieni in tasca, e più aumentano i vaccinati, meno è probabile che se anche tu incroci qualcuno che non è vaccinato, cioè il 50% delle persone vaccinate con una lei dose non ha paura 50%. Perché dico, qual è la obiezione che fanno, diciamo, tra virgolette, i più prudenti, i chiusuristi, è che poi se diamo una serie di segnali diventa un liberi tutti, la gente comincia a fregarsene, non ha paura di questo lei? Dottoressa, o crediamo nelle persone che abbiamo davanti o le consideriamo persone che devono essere educate. Io faccio il professore universitario, ma non penso che le persone debbano essere educate. Penso che oggi, avvicinandosi purtroppo ai 130.000 morti, penso che il senso civico della popolazione italiana sia estremamente alto e la stragrande maggioranza degli italiani segue le regole. Poi c'è chi non le segue, ma guardi che chi non le segue manco se gliele metti per iscritto. Scusi, cioè, non, ho capito, cioè, tu puoi anche mettere per iscritto, la lei mascherina c'era... non la metti. No, lei c'era in cabina di regia ieri quando è successo il patatrac, che no. sembrava che dovevano togliere il coprifuoco, non l'hanno tolto, Draghi si è arrabbiato. No, non ero nella cabina di regia, no. Ah, le però vedi leggere... anche questa cosa del coprifuoco. Le faccio leggere un tweet sul coprifuoco, così mi dice che ne pensa. Il tweet di Salvini, me lo mettete un momento per cortesia ragazzi, il tweet di Salvini così. Chiudere in casa l'italiana alle 10 di sera, tra l'altro nelle ore in cui sbarcano migliaia di immigrati a Lampedusa, mi sembra senza alcun senso scientifico, economico e morale. L'ha detto Salvini, l'ha twittato ieri. Lei che ne pensa? No coprifuoco, perché vogliono proprio eliminarlo il coprifuoco molti. Allora, io penso che il coprifuoco debba essere spostato in avanti. Che è successo? Abbiamo un problema con Sileri? In cui prego. Eccoci. Ecco, è stato Salvini a far cadere il collegamento. Infatti, voleva no. criticare Salvini, allora, guardi i potenti mezzi. Voglio dire, io credo che il coprifuoco debba essere spostato in avanti, possa essere spostato in avanti, aspetterei questo controllo di questa settimana della cabina di regia e forse anche il prossimo, come ho già detto. Spostarlo di una, due ore, io credo due ore sia più sensato, toglierlo completamente è prematuro perché, ripeto, dobbiamo andare avanti con la vaccinazione. È chiaro che scientificamente è difficile dimostrare quanto può avere di impatto un'ora in più o un'ora in meno. È però un fatto che ridurre l'aggregazione riduce la circolazione del virus, ma questo era più valido quando non c'era la vaccinazione e sarà sempre meno valido quando avremo superato quel giro di boa. Siamo pronti per farlo. Senta, Sileri, parliamo un secondo di politica, ma lo sa, cioè lei l'hanno sondato, no, per la regione, perché pareva che c'era un grande accordo, no? Sembrava che lo scambio dovesse essere che le poteva andare lei in regione al posto di che fa fischietta, fa finta di non ascoltarmi. No, doveva andare a Palagnori, fa Sileri. Allora, no, lei dice sondato è doveva andare lei in regione a posto di Zingaretti. Zingaretti andava a fare il sindaco di Roma, tutti di comuni accordo, era Movimento 5 Stelle e PD tutti assieme, poi pare che invece voltafaccia dei 5 Stelle e hanno mollato dicendo no, se mettete Zingaretti a fare il sindaco facciamo cascare la giunta. Che è successo? Guardi, mi dica la verità, va? A me viene quasi da ridere, sa perché? Mi viene quasi a ridere perché qualche mese fa qualcuno ha detto Sileri sindaco di Roma, io non ne sapevo nulla. Adesso dopo qualche mese mi trovo Regione Lazio e francamente non sono stato sondato né altro. Tutti sottovalutano la cosa più importante che io ho detto, che per me questo mandato vale due mandati e che io torno a fare il chirurgo, punto. Quindi diciamo lascio questa discussione ad altri, sicuramente più politici di me, anche più... A me che sono maliziosa, lo sa che dubbio mi è venuto?
che la volevano sbolognare dal Ministero della Salute. Ha detto, questo Sileri, almeno andiamo a fare un'altra cosa, non sta qua tutti i giorni col ditino alzato. Che dice? Che un po' rompipalle sono, però è di natura, voglio dire. Non, cioè, amo la correttezza, amo la trasparenza e soprattutto... No, questa cosa io non ci ho francamente nemmeno pensato, però ecco, l'ho letto dai giornali anch'io, questo della Regione Lazio, mi sopravvalutano. La sopravvalutano? Cioè, secondo me mi sopravvalutano, nel senso che io sono un semplice chirurgo affidato ora al Ministero della Salute che vuol portare i morti a zero e quindi vuol collaborare per arrivare a zero morti in Italia. Quando arriveremo a zero morti in Italia io ho un altro compito, recuperare le liste d'attesa che sono mancate, dopodiché posso tranquillamente tornarmene a casa. Impostare il lavoro per fare operare e trattare chi oggi non è stato trattato, quindi zero morti, impostare quel lavoro. Ah, si fermi, devo andare in pubblicità, ho fatto tardi, rimanga lì. Ho ancora una cosa da chiederle. Italiano. Mambo. Italiano. Allora ragazzi, non me ne ero accorto, ma è finito il tempo. Vedo che i nostri matrimoni vanno avanti. Noi faremo vedere, perché questo Claudia farà delle immagini. Vedo che Piazza del Popolo ancora ci sono quelli che protestano giustamente per questa stranezza dei centri commerciali. Ringrazio per Paolo Sileri, ma non abbiamo più tempo. Però torna presto, me l'ha promesso, grazie. Vero Sileri? Ci vediamo molto presto. Promesso. Grazie promesso. A tutti voi, pubblicità. Mambo Italia.